Ho dentro tutta la rabbia, tutte le volte che mi hanno distrutto a terra, tutte le persone che ho perso, tutte le persone ma anche se fatta strage mondiale, neanche una strage mondiale passa quello che ho passato io, che ora sono i problemi, le famiglie, che ora cazzo se non un bambino noleggiato e due spicci qui, pur non avendo fatto alcuna strage. Dovuto scendere di casa, ma non ci metto su da lei. Che cazzo ho fatto? Ho detto delle bugie 2 anni fa, chi dice delle bugie? Ho tentato di reinventarmi 7 miliardi di volte, sempre con onestà, facendo il tutto quello che potevo. Sono andato sono andato a Londra, sono venuto a Milano, ho fatto cameriera, ho fatto di tutto. Non avete idea. Non avete idea di quello che ho subito, di quello che ho passato e di quello che passo. E sono 2 anni che continuate. Ok! Di Web Italia contro, 80% di pubblico di Web Italia contro, ma che si è fatto una strage. Io ho fatto tutto nella regola, sempre con giustizia e sempre. Ho fatto degli sbagli per ignoranza, per bugie, però perché volevo crearmi qualcosa, perché non c'ho più un cazzo, perché non ho più nulla, è diverso. Ma non l'ho mai fatto in regolarità, perché volevo fare la star del web, perché puntavo a voi, ho detto le persone mi crederanno, mi credono, mi supportano, ci sono per me, come io ci sono per loro, devo solo lottare, sono 2 anni che lotto! Perché sto a terra, io non l'ho mai chiesto a terra, anche se sto a terra, io non l'ho mai chiesto un euro, mai, sempre da solo. Io faccio l'advisor nella vita, oltre che fare l'investor per una serie di aziende, alcune di queste anche quotate in diverse piazze borsistiche. Eccoci. Eccoci. Ciao, buonasera, piacere di conoscerti. Buonasera, ingegnere. Buonasera. No, non sono ingegnere, però sono dottore in economia. Dottore, no? Poi, io ho avuto un problema, non ce l'ho avuto. Intanto tu l'hai espresso malissimo. Perché prima di tutto ti devi accertare di quello che stai dicendo. Non basta far vedere una sentenza. Non funziona così. Non funziona così. Dici che io non conosco quell'avvocato, dici che questo, dici quell'altro. Ma io non passo l'esistenza dietro a te, dietro alle tue robe. Tu pensi quello? Ok, va bene. Ma ti spiego, tu puoi essere la persona più soddisfatta della vita, ma ricordati, hai una responsabilità sociale, ok? Perché quando ti esponi, ok, tu fai vedere a delle persone estremamente giovani un mondo che è in una dimensione completamente distorta. Monte Zemolo, buonasera, dove sta? Come Monte Zemolo? Sì, un attimo. Okay. Buonasera, come sta l'autore? Ripeto, quello che fai vedere tu per me non è ricchezza, per me è semplicemente l'essere molto banali ed essere anche in qualche modo poco rispettosi del denaro. Sì, ma io ne ho, quattro di Ferrari. Nel senso che anch'io ho macchine, ho cespiti, ho l'aereo privato, però sinceramente non vado in giro a fare il buffone di corte negli altri canali a donare centinaia di euro per in qualche modo avere la loro attenzione. E poi mi taccio. Ciao, grazie per i 10 abbonamenti dei President Club. Mi dà fastidio le persone che si nascondono dietro un dito. Io non sono stupida, devo passare per... E non vado in giro a fare il buffone di corte negli altri canali.
canali a donare centinaia di euro per in qualche modo avere la loro attenzione. Anzi, stamattina che mi è arrivato un messaggio da parte di Matteo Sabba, veramente mi ha scritto stanotte all'una, ringraziandomi un po' per le parole che abbiamo speso. Io ho mandato un messaggio a me, lo deve scrivere semplicemente, a me lo devi scrivere, Matteo. Io ho risposto che ho semplicemente detto quello che pensavo, la verità, dov'è Casar, che fare comunque branco è facile, mettere una persona alla gogna pubblica è ancora più facile. Anch'io sono stata dura nel dire senza denunce siete dei quaquaraquà, verità. Però secondo... c'è qualcosa di male nel comprarsi una Lamborghini? No, ma il capendo. Fatto che tu neanche te la compri, conoscente personale, questo. Capito? Vai sul mio profilo discorso. Instagram, ci sono, cioè, le ricevute delle macchine. No, non erano costumate, tu ne avevi montato sull'altra Ferrari, ok? Un paio di gomme che erano sbagliate. Sì, ma io ne ho quattro di Ferrari, quindi cioè, te lo devo spiegare. Questo. Ma la tua vita non sarà migliore. È questo che ti devi mettere in testa. L'idea che una persona che vive una vita soddisfatta, una vita buona, non parla della vita degli altri, non entra in live delle persone, parla di qualcun altro, si fa i cavoli suoi, se fai milioni, goditi milioni, come faccio io. No, però capisci, caro Thomas, che fin quando tutti si continueranno a fare i cazzi loro, la gente continuerà ad avere una visione del mondo distorta. E io al tavolo con uno come Germano Milite oggi non mi ci siedo. Che sia il Cerbero o che sia qualsiasi altra cosa, io non mi ci siedo. Tra un mesetto o due chi si diverte, vediamo. Ma non c'è un mesetto o due, perché tu duri molto di meno con me, forse non hai capito. Tanto prima o poi da Bali devi tornare, ci vediamo a Dubai, ok? Ma stai tranquillo che ci vediamo con le autorità. Stai tranquilla che ci vediamo con le autorità, perché io la prima cosa no, che farò no, con l'autorità no, sarà fare un esposto all'ambasciata d'Italia, ok? No, allora, stai tranquillo, che quello che vuoi, io sono quando pulito torni, al 100%, quando torni all'aeroporto, quando torni all'aeroporto, quando torni, a Dubai, quando torni a Dubai, stai tranquillo che qualcosa succede, tu devi solo va tornare, bene. Poi ci penso io. Parola del presidente, stai sereno. Legale. La cosa grave, sai qual è, caro Tony? Che tu, ahimè, favorisci delle pratiche scorrette, per il quale un giorno, quando troverai qualcuno che è più capace di me fare magari qualcosa per aiutare questa piattaforma di Twitch, perché io già ho a che fare tutti i giorni con tante teste di cazzo, che però operano in segmenti totalmente diversi dal tuo, però sicuramente tu ti farai male. Ti farei molto male. Termini. Andrea, ascoltami. Sì. Internet non ha bisogno di questi personaggi, di gente che non vende nulla, che commette frodi ma di continuo, che millanta. Allora, questi sono i millantatori ancora, del web, Andrea. Ancora. Questi rovinano il vostro mondo. Ma che ne non sa? È il mio mondo. Ma questa gente sa? Qui rovina il web. È gente inutile alla società. È un cancro della però società. Quello... La tua vita non sarà migliore. È questo che ti devi mettere in testa. Fattuale, questo termine incredibile che ormai viene utilizzato alla mercé di tutti. Chi un tempo mi ha umiliato, chi un tempo ha provato a umiliarmi, ha provato a schiacciarmi, oggi ci leccherà il fondo schiena, perché siamo noi è più forte. Il signor M mi chiamava truffatore, a me! Il signor M va sotto casa di un ragazzo, incutendogli paura, cercando di minacciarlo. Perché non viene sotto a casa mia? Te lo dico in italiano, perché non vieni sotto casa mia? Ci prendiamo un bel caffè, ovviamente, signori di Twitch. È tutto un gioco, è tutto un film, è tutta una scena. Io vi amo, mi dissocio, mi distanzio, vi amo. Sapete pure a chi amo? Al Cerbero. E mo vi spiego perché. Ah, signore! Ma che stai a fa? Ricordate che squali stanno arrivando! Perché? Hello! Clochards! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Hanno citofonato su
subito. Hanno citofonato, ragazzi, è il signor M. Diamo il benvenuto a Germano Milite. Ciao caro. Ciao ragazzi, ciao. Buonasera a voi e a tutti i cerberini. Come va, tutto bene? Ragazzi, sono un po' preoccupato per via di sto traffico internazionale, sto riciclaggio che ha scoperto Matteo Saba su di me. Spero di arrivare almeno stasera. Ma a quanto ammonta la cifra, Germà, attualmente? Ma erano 200.000 euro l'altro ieri, adesso è diventato 500.000, penso che arriverà 1.500.000 entro stasera, più o meno. Ah, ok, ok, sei ricchissimo, sì, quindi. Sì, tutto sul conto corrente, ovviamente già c'è una condanna, mi ho detto un paio d'ore e penso che dovrò lasciarvi veramente all'improvviso. Spero che vabbè, abbiamo fatto appena in tempo, male. Comunque appena per chi non tempo, ti conoscesse, Germano Milite, giornalista d'inchiesta, che ha trattato, come vi abbiamo detto negli scorsi giorni, alcune vicende legate a questo Sabagate. Io direi, Germano, di farti iniziare perché sarà una live molto molto complessa, con tanti punti, quindi... Cercate sì. di stare attenti perché non sarà facilissimo, però abbiamo tanto tanto materiale. Partirei con le chicche, Germano, le novità. Sì, sì, esatto, le esclusive, quelle che ci siamo riservati per la puntata speciale di oggi. Allora, diciamo che se analizziamo lo scarno e ridondante vocabolario del buon Saba, diciamo che le parole sono sempre le stesse, successo, fallito, diciamo, più o meno sono queste. Allora io mi sono voluto un po' interessare ai successi di Matteo Saba, perché... è convinto, almeno la sua teoria principale nei confronti dei suoi oppositori, è che lo invidino. Una roba molto originale, tra l'altro, mai sentita. Quindi diciamo che io avrei fatto questa inchiesta contro di lui perché lo invidio. Allora è giusto cercare di capire, visto che gli ho chiesto delle prove di invidiabilità ma non è mai stato capace di fornirle, me le sono reperite da solo, no? Tramite le mie fonti. E quindi per cercare di capire un po' che cos'ha di invidiabile questo signore. Di sicuro il curriculum della parte penale, cioè, insomma, su quello abbiamo scoperto che c'è stato del talento negli anni. Curioso. E qui parliamo, attenzione, di condanne divenute definitive, quindi non di, ecco, processi mediatici, ipotesi, fake news su fatti mai accaduti. Parliamo, ad esempio, di una inammissibilità del ricorso in Cassazione, magari potete mostrare mentre parlo sì. Il PDF, risalente al 10 luglio 2020, quindi anche, insomma, recente, yes. Per una sentenza di condanna in appello. Lui ha fatto ricorso e la Corte di Cassazione gli ha detto: guarda, il ricorso è inammissibile e ci devi anche dare 3.000 euro d'ammenda per il disturbo, tra virgolette. Qui il reato per il quale lui è stato condannato, ripeto, in maniera definitiva, era occultamento e distruzione di documenti contabili ai fini dell'evasione IVA e dei tributi in generale. Poi ce n'è un'altra di ordinanza di inammissibilità. Ora le apriamo, arrivano. Sì, tranquilli, tranquilli. Del 10 settembre 2021. Anche qui il Tribunale, la Corte d'Appello, aveva già condannato il Saba, che ha provato a fare un ricorso, appunto dichiarato inammissibile, altri 3.000 euro di ammenda. Qui il reato contestato è quello di truffa e appropriazione indebita. Ci sono poi altre chicche che attraverso le mie fonti ho scoperto, cioè in data 7 gennaio 2021 alle forze dell'ordine il signor Saba era noto anche per altri reati contestati. Uno ad esempio era quello di ricettazione, parliamo del 2012 circa, quindi vedete, già da molto giovane si dava da fare. E poi un altro ancora, sempre nel 2015, ancora per appropriazione indebita. Possiamo poi passare agli altri successi, all'altro ottimo curriculum di Saba, il mega milionario, il presidente. Un attimo, che prima facciamo vedere queste, così non ci perdiamo. Allora, io stavo leggendo il documento di appunti. Sì, eccola qui. Allora, qui abbiamo ordinanza. Tu leggi tanto, no? Sì, no, io non riesco a leggere qua perché è troppo piccolo. Te lo zoomiamo. Eccola, ora leggo. Sì, allora, sì. Questa, ordinanza... se non erro, è quella per truffa, sì. Sì, 21-12-2020. No, questa è la precedente, questa è quella lì, oramai le so a memoria, questa è quella lì per, dovrebbe essere quella lì per distruzione e occultamento di dati contabili. Documenti contabili. Sì. Ah, ok. Occultamento, ero preoccupato. Ok. Sì, questa qua. Questa, ecco, rispondiamo anche alle varie ignoranze, no? Abbiamo visto in questi giorni questi tentativi grossolani di dire no, non è vero, è una sanzione amministrativa. No, uh-huh. Amici miei, quell'ammenda, l'ho spiegato, quell'ammenda è un'ulteriore sanzione che lui ha avuto perché per i giudici della Corte di Cassazione non doveva proprio presentarlo il ricorso. E anche se andate a leggere, se tu fai vedere il sito, magari Italiure... Sì, leggo solo qui per chiarezza, tanto poi la vedrete. Grazie Fonflix, sì, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende. Qui sì, è stato detto, vabbè, ma è una multina da 3.000 euro. Spieghiamo anche il discorso della Cassazione, spieghiamolo bene.
Esatto, allora la Cassazione diciamo che individua dei criteri di inammissibilità per non andare neanche a discutere, ok? Quindi non c'è stato proprio, cioè l'appello in Cassazione non c'è stato, perché per la Cassazione mancavano i requisiti minimi per poter andare a ridiscutere la causa. E se andiamo a leggere, ovviamente è scritto in linguaggio giuridico, ma se lo andiamo a interpretare, il succo di queste due ordinanze di inammissibilità è chiarissimo e lampante, e in realtà rivela anche il modus operandi, operandi del Saba fuori dall'ambito giuridico, che è negare le evidenze fino all'estremo ridicolo e portare o non portare prove di innocenza, quindi non mostrare le prove della propria innocenza, o rispondere a delle accuse, per esempio sul reato A, con delle prove B, quindi con delle robe incoerenti rispetto all'impalcatura dell'accusa. Questo è quello che sostanzialmente si dice nelle due ordinanze. Comunque sono queste, guarda, allora anno 2021, anno 2020. Esatto. Poi sono queste qui, farle vedere un attimo, sì, Marco, scusa. Ce l'abbiamo qui, questa è l'altra. Ritenuto quindi infatti considerato in diritto, dichiara inammissibile il ricorso. Uguale, anche qua dichiara inammissibile il ricorso, come abbiamo fatto vedere prima. Hai visto, noi abbiamo fatto lo screen con il mio video, con lui che diceva non ho condanne. Sì, sono a schermo, sono a schermo. Hanno donato? Bellissimo. Fonflix ha donato delle sabbie. L'ho ringraziato, grazie Fon. Grazie, grazie, no, altri comunque. Grazie. Anche Riggio, grazie. Alessandro Riggio, grazie. Il problema grazie con l'alert mille. Lo sto cercando bello di sistemare, oggi abbiamo cambiato okay tutto. Ok, no, perché poi io prendo anche un commento tipico per chiarire questo discorso delle ordinanze. Ad esempio sì, questo, no? Ma quale truffa? Vabbè, Marra è un ignorante, che non sa neanche cosa dice. Saba non ha mai avuto una condanna. Però non voglio prendere questo commento per dire qualcosa. È un esempio delle argomentazioni che purtroppo non sono valide, ovvero in realtà è andato tutto in prescrizione per mancanza di prove che accertavano l'illecito. No. No. È un miscuglio bellissimo. No, la prescrizione, no, c'è stato il processo, è finito come è finito, e poi c'è stato un appello in Cassazione che ha ritenuto di non avere nulla da obiettare rispetto alle sentenze precedenti, dico bene? Esatto, esatto. Addirittura proprio di non dover ridiscuterle neanche, cioè esatto, non si sono neanche sprecati a fare un ulteriore approfondimento. Esatto. E quindi queste sono due condanne definitive, una per truffa. Sì. Quindi, io infatti, cioè la prima domanda che ipoteticamente avrei posto a Matteo sarebbe stata questa, cioè ci racconti un attimo cosa è successo qui? Perché non hai risposto, io ho visto delle risposte un po' bislacche del tipo ho avuto problemi, non li ho avuti, non basta mostrare le sentenze. Beh, non basta, spiegaci il dettaglio. Poi vi anticipo che ci sarà anche un'altra carta da farvi vedere che non riguarda queste due in Cassazione, ma riguarda un personaggio pubblico, uno speaker anche molto famoso di Radio 105 che si è esposto con una testimonianza e mi ha fornito la documentazione. Spieghiamo anche il discorso relativo alla Cassazione, cioè noi siamo riusciti ad ottenere queste informazioni perché nel momento in cui tu chiami in causa la Cassazione diventano pubbliche, invece altri procedimenti, potremmo non saperli, anche perché il casello giudiziale non è una cosa che si può diffondere, esatto. Bisogna appunto attingere a fonti magari nelle procure, nei tribunali, ma il casello giudiziale non è una roba che è un documento che è appannaggio del titolare e della giustizia. E infatti uno dei titolari, cioè questa persona che vi dicevo, mi ha fornito il documento e ha detto pubblicatelo con la mia testimonianza. Quella sentenza, la denuncia. Sì, allora anche questa è una cosa importante, un'altra chicca. Non tutte le ordinanze di inammissibilità della Corte di Cassazione si trovano sul portale pubblico Italiure. Non è in automatico. Di solito, cioè, capita che come ulteriore pena, proprio come condanna ulteriore, ti pubblichino l'atto. Perché la legge di solito, no, e su questo guarda, io sono d'accordo, è un principio di legge, guarda, io non voglio insistere, cioè magari è un reato la prima volta che lo fai, c'è stata anche la pena sospesa e quindi non diamo una notizia, lo sto dicendo in maniera ovviamente impropria, non diamo una notizia a chiunque. Qui invece è stato evidentemente decretata anche la pubblicazione dell'atto, proprio per rendere facilmente reperibile notizie sul soggetto, perché si è ritenuto evidentemente il soggetto meritevole di questa misura. Quindi è stata proprio una scelta, secondo te? Ha commesso vari reati recidiva. Cosa? No, dicevo, è stata proprio una scelta in questo caso, sì, no? Se sto capendo bene. Ma ci sono proprio, bravissimo, ci sono proprio delle sentenze dove dice condanna, che so, pena sospesa, poi non puoi, interdizione dai pubblici uffici per un mese e pubblicazione del documento. Mm.
quella è proprio una roba di ah, lo dico pure in giro per dire che sei stato condannato. No, in chat chiedono sì, ma truffa de che? Ragazzi, ve l'abbiamo spiegato. Questa è la Cassazione che ha semplicemente detto è valida quella sentenza per truffa, ma la specifica è, come diceva Germano, della truffa, cioè tutto ciò che in teoria Matteo dovrebbe dirci, l'ammontare, come si è sviluppato, cosa è successo, perché lui non parla. Lui semplicemente ha citato l'occultamento di dati contabili dicendo è stato un errore durante un trasferimento, però di questa non parla. Di questa truffa. Anzi, aggiungo, ne ha parlato, se non erro, dicendo ho pagato 3.000 euro facendo passare una sorta di pseudo truffa da due spicci. In realtà no, quei 3.000 euro sono la multa relativa alla Cassazione che nulla ha a che vedere con la truffa. Questo deve essere chiaro, nulla. Dopo andiamo a vedere una truffa. Perché poi appositamente si confondono le acque. No, non è così. Cioè a chi conviene confonde le acque. Esatto. E a chi no. Esempio, Marco riceve una condanna per truffa ai nostri danni. Mm-hmm. Lui va in Cassazione, la Cassazione dice no, va bene così quella sentenza, ve lo dico proprio in maniera papabile, va bene così quella sentenza, però ci paghi 3.000 euro perché hai fatto appello senza averne diritto, fondamentalmente senza presentare ulteriori informazioni. Non hai aggiunto niente. Ah, devi pagare tipo una penale. Sì, succede anche, non so, nelle liti temerarie. Perché ci hai fatto perdere tempo, il succo è questo. Cioè hai fatto una roba strumentale che non serve a niente. Quindi hai fatto perdere tempo al già intasato sistema di giustizia italiana. E parliamo di 2020 e 2021, quindi... In passato, cioè insomma, queste sono recentissime. Poi ci sono anche altre cose passate che comunque, come diceva Germano, individuano dei pattern particolari. Purtroppo alcuni di questi pattern non possiamo neanche dirli perché sono magari cose che sappiamo in privato. Molte persone sono venute da noi, alcuni poi si sono tirati indietro per paura, per scelta, però abbiamo noi un quadro completo. Ma oggi faremo parlare solo la carta. Le carte, sì. Anche perché hai detto una cosa giusta, no? Se non avessimo deontologia e attenzione e cura delle fonti, verifica, ma sai quanto materiale avremmo pubblicato io? Quante testimonianze mi sono arrivati da gente che dice di essere amica di Sabba da quando aveva 13 anni? Ma queste cose vanno verificate con grande cura. Quando si accusa, ma quello fa, lui è testa di legno di chi ricicla il denaro. Ragazzi, queste sono accuse gravi. No, vanno confermate. Assolutamente. Non è che puoi mettere in giro le voci scrivere ma assolutamente no. Abbiamo fatto tanti check anche con esperti, poi in realtà dovrebbe collegarsi un tecnico e poi se riusciamo, purtroppo ho avuto un imprevisto all'ultimo, però insomma ci ha fornito tutto il materiale, abbiamo ingaggiato una persona per fare dei controlli di un certo tipo e direi di andare sul discorso Unicredit. Sì, esatto, andiamo sul discorso curriculum. Sì. In paraimprenditoriale. Allora, sì. Qui c'è un'altra notizia interessante, un'altra bomba. Matteo Sabba, non può avere la licenza da broker in Italia per la mancanza dei requisiti di onorabilità dovuta ai suoi precedenti penali. E questo è un altro fatto. Ma ci ha provato, e qui abbiamo un'altra prova che mostriamo, ha provato a proporre, io ho ricevuto anche qui da una mia fonte a Cagliari una testimonianza, questa è l'email, di Unicredit. Perché Unicredit ha denunciato Matteo Sabba per quindi questo è illecito, questo è assodato. Unicredit ha questo denunciato, è certo, vedete tutte le mail di Unicredit che io ho censurato, tutta gente di Unicredit che io ho messo in copia e mi hanno confermato che Unicredit ha denunciato per utilizzo improprio del brand nell'ambito dell'operato del signor Matteo Sabba. Specifichiamo che tu hai contattato in quanto giornalista d'inchiesta e la risposta è stata la seguente: buongiorno dottor Milite, piacere di conoscerla, lato Unicredit possiamo confermarle che la banca ha presentato un esposto per utilizzo illecito del brand nell'ambito dell'operato del signor Matteo Sabba. Greve. Esatto, sì. Poi c'è in realtà, vorrendo essere più precisi, adesso facciamo vedere il PDF, in realtà non è lui direttamente, ma è l'azienda di cui naturalmente lui è sempre il presidente di se stesso, socio unico, questa famosa aziendina, perché è una microazienda con micro bilanci, micro numeri, altro che milionari, questa aziendina cieca, la Five Star Brokers. Eccolo qui, infatti. Desideriamo facciamo vedere il volantino. La sì, sì. Allora, leggo la seconda parte. Desideriamo informarla che il soggetto da lei indicato Five Stars Broken esercita abusivamente, broker, attività di intermediazione e non è autorizzata dalla Consob. Vabbè, la ringraziamo dell'invito della sua segnalazione che è stata inviata all'attenzione degli uffici competenti.
la invitiamo a non investire e a non proseguire rapporti in corso con il soggetto in questione. Allora, il volantino, cos'è questo Eccolo volantino? Qua. Il famoso oro, wow, facciamo vedere. L'oro, l'oro dell'Africa, eccolo qua, vedi Unicredit, Tra l'altro sto contattando anche Allianz, perché vorrei anche da loro, magari non lo sanno. Questo è un volantino che la Five Star Broker, ovvero Matteo Sabba, faceva circolare, dalle notizie che ho avuto, dalle mie fonti, lì a Cagliari, almeno a Cagliari, raccogliendo denaro. Per proporre questo investimento nell'oro. Io l'ho chiamato l'uomo che trasformava l'oro in oro, no? Questo famoso oro grezzo che diventa ancora più oro. Lui lo prende a 2 lire e lo fa diventare, promettendo ancora più prezioso, promettendo un rendimento del 18%. Bellissimo, è un mondo top. La magia. E uno gli farebbe una domanda, no? La classica domanda che poi ti fa pure a Vandamarchi quando ti vendeva i numeri all'otto. Ma perché non ci metti i soldi tuoi? E vai a chiedere, a infognarti. Vabbè, beneficenza, dai, aiuto. Sì, perché lui vuole aiutare tutti quanti, quello è sempre quello. E vai addirittura a infognarti con un contrattino ridicolo da 13.000 euro che ti rapiglia tu di persone in contanti a Dubai. E qui tutto sto macello della Consob è nata perché uno a Cagliari ha fatto una domanda, ha detto ma questa roba mi puzza, io ho detto sì, assolutamente sì, si sono fatte le opportune verifiche ed è uscito fuori che questo proponeva da abusivo, quindi anche abusivo oltre che condannato per truffa, da abusivo investimenti nell'oro con questo volantino. Ma questo è il volantino, questo è il volantino che ha convinto Anima? Che gira, no, non so, no, se è proprio questo. No, non credo, perché Anima, credo tramite Johnny Chuck. No, perché devo dire, quella JPEG tutta scontornata così dell'oro, devo dire. Lì diciamo che c'è stato uno dei tanti pattern che abbiamo, compreso studiando approfonditamente la vicenda, cioè tramite amicizia. Anima, bravo. Poi insomma l'aveva detto, ha ricevuto, cioè, lo schema è questo, no? Cioè, nel senso che design. Esatto, Saba ha detto: io ho ricevuto tramite un mio amico Johnny Chuck informazioni su questo ragazzo Anima e ho cominciato a fare affari con lui, quindi diciamo che è stato un doubt des, ok? Io ti presento lui e viceversa. E purtroppo adesso, ripeto, non entreremo nello specifico, però abbiamo notato che è entrato all'interno di molti lidi grazie a questa motivazione, quindi è un mio amico, fidatevi, e ciò verrà riportato anche nella testimonianza che abbiamo pronta. Ok, quindi proprio attraverso il fidate, bravo, reti di amicizia. Okay. Ok, io divento amico di Germano sì. Dice guarda che Davide del Cerbero è un bravo guaglione. Fai affari con lui e lui giustamente l'amico del Germano si fida perché si fida, certo, di Germano, certo. Okay. Ma se vi ricordate anche nel mio riassuntone cosa avevo detto? Mi era stato presentato a mio caro amico, sì. Poi ovviamente c'è passato tempo, ho detto vediamo come lavora eccetera, ho detto beh il lavoro che fa su web mi sta piacendo effettivamente, tra l'altro nel montaggio iniziale che ho fatto, che ho messo come sigla, molte affermazioni fatte dal buon Matteo Sabba, cioè la parte good Matteo Sabba, sono assolutamente condivisibili, no? L'esempio fuorviante, questa ostentazione inutile, sono cose che noi condividiamo. C'è anche una frase che va in netta contraddizione con evil Matteo Sabba, cioè ma se tutti si facessero i cazzi propri, la classica mentalità anti-omertosa, giustissima, certo. Giustissima. E quindi invece ho detto, a me cosa diceva ieri? Cosa diceva l'altra volta a dirmi che sono un fallito, un perdente, non c'entra da fare che lo invito? Diceva, ma te che ti cambia? Esatto. Ma perché la tua vita non sarà migliore. Migliore? Invece sì, Matteo, la mia vita sarà migliore perché il mio lavoro sgamare i cazzari. Cioè, è proprio il mio lavoro. Quindi è come quando un calciatore fa tanti gol, è contento. Io quando sgamo tanti cazzari sono contento. Quindi sì, la mia vita migliora quando riesco a sbugiardare, a smascherare personaggi come te. Tra l'altro, la cosa ironica di tutta questa storia è che questo tutto è partito da lui che, come al solito, col suo solito fare, no, da sbruffone, da sborone, vieni in live con me, adesso faccio una due diligence su di te. Morale della storia, mai avuto una live di confronto con quest'uomo, sempre scappato, mi ha diffamato per 2 settimane senza mai darmi un'occasione di replica con lui, mai. Questo direi che già qualifica la misura miserabile del personaggio. E anche qui invece il Good Saba urlava a gran voce: ma dov'è Anima?
Se non ha nulla da temere, Thomas, entra in live da me, Fuffa Guru X, entra qui, ma che problema c'è? Vieni, confrontiamoci, anche io ho messo i miei avvocati. Assurdo. Ti dovevo fare la gag, sai, all'inizio, dovevo dire, ma quindi Matteo Sabato non viene? Ah, tu dicevi no, ah, ecco. Io così. Scusa, ma io sto qua e non mi confronto con Matteo Sabato. Cioè, ma scusa, allora ragazzi, ma che faccio? Parlo da solo? Faccio da solo qua. Sì, sì, era tipo trovo triste fare un confronto da solo, una cosa del genere. Sì, sì. Tanto qua un confronto ci deve mai stare, perché era lui che doveva rispondere alle domande, è il caso, eh? Questo l'ho sempre detto e precisato, poi non ha mai voluto rispondere. No, ma la tecnica adesso che... è portare l'attenzione su altro. Quello funziona. Tipo... La tecnica dei colpevoli, sì, si chiama, sì, ragazzi, sì. Dossieraggio. Chi non sa, il dossieraggio, guarda, è una pratica che in Europa si è sdoganata anche come nome all'inizio del Novecento. Sapete, non so se avete mai visto dei film, c'era un film famoso, non ricordo il nome, però per intimorire c'era uno che andava con un faldone vuoto, no? E diceva, Davide, lo vedi questo? Questo. Queste sono tutte informazioni su di te e dello schiaffari. Era vuoto, erano fogli bianchi. Solo che Davide... era intimorito da quel dossier fake, la cartellina di Rubino, da quella cartella finta, e smetteva di fare le sue operazioni. E tra l'altro, se non sbaglio, ci sono anche delle normative in Italia, non parlo di Matteo, qui è per estendere il discorso come ha fatto Germano, che è interessante, sì. Ci sono in Italia anche delle tutele che tendono a preservare persone dagli archivi. Io ricordo il caso Andreotti, no? Il famoso archivio, sì. Andreotti, cioè nel senso, avere un archivio e tenerlo come potenziale arma ricattatoria penso sia anche sanzionabile. Ripeto, non parlo di Sabba. Assolutamente, sì. Tra l'altro lui è abusivo anche nel lavoro pseudo-giornalistico che non sa fare. È un uomo abusivo in tutto. Beh, un advisor indipendente. Sì, è un advisor abusivo. Oltre che dottore in economia, se non erro. Sì, sì, tutto... Sì, dottore in economia con non laurea all'Università di Economia di Torino in finanza internazionale. Ma come non laurea? Vabbè, ma è laureato, no? Sì, penso di sì. È tipo il non compleanno. L'aveva detto, sì. Dottore in economia ha detto. Dottore in economia, l'ha detto pure prima. Non era cardiologo. No, quello non lo so. No, spieghiamo anche questa cosa della laurea. Comunque è chiaro il discorso del volantino, no? Cioè, sì, insomma, vedete il logo, sì, di Unicredit, sì. Che comunque dà credibilità. Cazzo, c'è il logo di Unicredit, è per questo che si configura un reato. Lascia stare che poi è fatto con Paint a 2,50. Sì, però uno vede Unicredit, dice mi fido. Ma anche, Allianz, ma anche, bravo, infatti anche il discorso di Anima, Allianz. Quando lui parlò del contratto, no, del prestito oneroso, disse no, io comunque garantisco una cifra minima, che era il 3%, sì, dico bene? Tipo il 3, e Allianz ci tutela da questo, vedi, quindi allora uno dice non vado sotto. Sì, ma poi anche quella roba non aveva senso. Allianz tutela per 39.000 euro, ma il rendimento garantito del 3%, ti do su 13.000 euro. È una roba che anche quella... Vedete, ecco, la totale mancanza di freni. Cioè, quello è venuto praticamente ad autodenunciarsi da voi con una spavalderia che, devo dire, è spiazzante. È totalmente spiazzante, Germano. Cioè, io non avrei mai pensato... Mai, sì, pensato, sì, sì. Cioè, tu dici, cazzo, non può scappare Anima, ci sono i testimoni, le telecamere, lo affermi in live davanti a 5.000 persone. Dico, no, ma cioè, sarebbe come, non lo so, Germano con email false di Unicredit. Cioè, Germano domani, sì, va, esatto, in galera. Ho fatto delle email false, ho millantato roba di Unicredit. Tra l'altro, una roba che il signor Sabba non sa, come tante, perché sono poche, sono più le cose che non sa, ovviamente, quelle che sa. Questo vale però anche, devo dire, un po' per tutti noi, è che un giornalista professionista ha la tutela della fonte per segreto professionale anche in sede processuale, ok? Lui no. Quindi se lui sostiene di avere una fonte a Napoli, su Caserta, a Grottamelara, a Milano, che dice che io ho rubato soldi e io lo denuncio, lui quella fonte la deve presentare subito. Tu invece, in quanto giornalista, puoi proteggere le fonti. No. Quello che il giudice valuta nel caso in cui io dovessi andare a processo, un'inchiesta giornalistica, caso in cui, è la veridicità e l'aderenza alla realtà di quello che ho raccontato. Non gliene frega di sapere chi nell'università mi ha detto, certo, che il signor, certo, Matteo Sabba non si è mai iscritto all'università. Mi interessa che quella roba sia vera. Quella che mi può fare è replicare dimostrando che non è così. Anche su Unicredit, io non vi devo dire il nome e cognome del mio collega di Unicredit che mi ha detto queste robe. L'importante è che è così. Poi non ci credi? Benissimo, andiamo a vedere se è vero o no.
cioè non ci vuole nulla. Che poi sarebbe facilissimo sbugiardarti su questo alla fine. Figurati, uno come lui, se c'aveva la laurea, stava parlando solo della laurea da una settimana. Cioè, da quando è uscito avrebbe approfittato di questa cosa. Poi, detto tra parentesi, ragazzi, il rischio professionale di uno scivolone esiste. E chi è iscritto a un albo si prende anche le responsabilità deontologiche, oltre che quelle nelle varie sedi, no? Oltre che di reputazione. Perché gioca a volto scoperto. Non certo. Sta in Repubblica Ceca in una baracca, non vive a Dubai, sta in Italia, ha una residenza, paga le tasse qua, è identificabile, può ricevere notifiche per l'iscrizione a giudizio. Quindi si prende delle responsabilità importanti, anche molto più grandi di quelle che dovrebbe in realtà, considerando il rischio che c'è. Perché come io spiegavo, come per un chirurgo, anche un revisore dei conti, tu dopo che hai fatto revisione per 100 aziende, una la puoi sbagliare. E magari certo. finisci, ecco, vedi, perciò finisci pure condannato. Ma infatti io vorrei anche spiegare. Parliamo anche di questa cosa, perché è molto importante. Poi c'è cioè, sì, rispondo a un commento in chat. Infatti c'è un commento in chat che tra l'altro dice: "Non credete a tutto quello che dice Germano, perché in realtà un confronto c'è stato". Vabbè, l'avevo citato io nel riassuntone, Germano che entra per quanto? 7-8 minuti, 10 minuti. Entro per 20 minuti e 20. Parlo, me l'hanno cronometrato, mai più di 5 secondi di fila per Buono. Prendermi faccia di cazzo, faccia da pirla, fallito. E le varie cose della chat, lui che mi urla addosso, io che faccio due domande gli chiedo chi è il CEO della Sampdoria e non lo sa, e poi gli chiedo di mostrarci le prove dei 100 milioni tramite bank statement e non le mostra. Ah, poi spieghiamo dopodiché, pure la roba dei 100 milioni, Sì, bravo. Dopodiché, ma chi è che ce l'ha sti 100 milioni? Molto lo dico. Chi al momento nessuno. Dopo sono i fantasmioni del Monopoli. Dopo che io dico, ma questi mentecatti in chat che continuano a offendermi, ma nessuno li modera per denunciare sta roba oscena, lui prende la palla al balzo e mi sbatte fuori dicendo la community non si insulta, rispetto, dopo che per 2 ore e mezza io me ne ero sentito dire di tutti i colori senza poter piegare. Quindi ragazzi, chi chiama quello un confronto ha gravi problemi di comprensione della lingua italiana, perché quello non è un confronto, il confronto non c'è mai stato e non l'ha mai voluto avere. Ecco, quindi finiamo un attimo il discorso veloce sul discorso Manettari. Allora, dicevo, aspetta, il discorso Manettari, faccio un breve cappello introduttivo. Cioè, noi in realtà stiamo mostrando tutto questo, ripeto, non sono le uniche carte che abbiamo, ma arriveranno anche altre oggi. Questo non è semplicemente per dire ok, uno è stato condannato, è una feccia della società. No, cioè nel senso capita soprattutto a imprenditori di fallire in successi, ad un giornalista come Germano può capitare di prendere una querela per diffamazione, come capitò a Travaglio, per un errore addirittura di omonimia. Sì. Tra l'altro molto simpatico, perché ritorna anche un caso di omonimia presunto di una famiglia che è stata attaccata in quanto ipoteticamente mafiosa, ma questi sono dettagli. Sì, lo stesso cognome, lì lo stesso cognome sono... è uno dei casi in cui, scusa, esatto. È uno dei casi in cui la magistratura lì interviene, perché la diffamazione è proprio autoevidente. Cioè, esatto, tu hai detto esatto. Che Davide Marra, che era un altro, è un trafficante d'organi, abbinandolo a te. Sì. Quello è un danno che non devi manco dimostrare. Inequivocabile, certo. Che è un errore che purtroppo può capitare, è capitato capitare, anche a un grande come Travaglio. Però dicevo, ovviamente questo perché lo stiamo facendo? Perché è una persona che intanto dice da mesi e mesi di non avere condanne, ci sono anche gli screen a schermo, addirittura mentre Germano mostrava le sentenze live in chat da lui, non sono mai stato condannato. Quindi è una negazione dell'evidenza. In più, tutto il suo percorso è stato caricato di tante informazioni, purtroppo, che ad oggi non risultano mai verificate, ok? Ma anche quelle più goliardi, che non so, le 4 Ferrari, la Maserati, il jet privato, i 100 milioni, poi là ci arriveremo. E quindi il principio di base, voi lo sapete perché ormai ci seguite da tanto, sapete come la pensiamo, no? Sulla riabilitazione, anche nel nostro piccolo, a volte qualcuno ci attacca pure perché siete troppo buoni, però anche come principio di uno Stato che debba fare il giusto ruolo da padre di famiglia, deve esserci il principio di riabilitazione. Ma qual è il primo passo per la riabilitazione? Ammettere i propri errori e capire che appunto è acqua passata e si sta andando in un'altra direzione. Non è così, perché noi abbiamo uno storico molto lungo e che arriva fino al 2020-2021 a livello di carte e in più a livello di comportamento, di menzogne, di negazione di quelle sentenze a ieri,
A stamattina. In realtà oggi sta facendo una live diffamatoria contro di me, quindi è uno che dopo il blef ammetto la sconfitta. Ritiro, ma non ci avrà creduto nessuno. Almeno io non ci avevo creduto, l'ho scritto. No, te l'avevo scritto dopo 3 secondi proprio. Sì, una strategia ridicola per cercare magari di distrarre, non lo so, ma comunque il punto è questo, come tu giustamente hai detto. Avere una condanna anche definitiva, poi bisogna vedere che condanna è. Cioè, penale ragazzi, è enorme. Penale, puoi ammazzare qualcuno, puoi essere un serial killer, può essere uno che ha fatto bancarotta fraudolenta, cioè, può essere tante cose, no? Però una persona che vuole redimersi, prima di tutto, io vi dico come farei, autodenuncerebbe questa cosa, direbbe, guarda, è un procedimento che è del 2012, avevo 22 anni, ho fatto una marea di cazzate, me ne sono pentito, adesso voglio, cioè, da anni cerco di fare una roba diversa, no? Cioè, vedete, guardate come spezza tutto. Cioè, non avremmo fatto una live noi su sta roba. Ma no, ma certamente. Perché, ma se lui domani dicesse, ragazzi, io ho sbagliato, è vero, ho pagato, pagherò anche sì, quello che dal punto di vista pubblico, faccio un passo indietro e da qui al resto della mia vita mi comporterò in maniera totalmente onesta. Cioè, non è che poi uno deve... Tu la che vuoi dire? Ti vuoi credere e dici, ma speriamo, abbiamo recuperato un millantatore patologico, esatto. È un cazzaro che magari diventerà una brava persona, ma speriamo. Ma ce lo auguriamo per il futuro, assolutamente. Esatto, poi vedi anche qui, dov'è che Sabba dimostra almeno... insomma, in quello che fa di non aver mai avuto parte in aziende strutturate serie. Quando va a fare i moralismi, i prestiti, i finanziamenti, i stati liquidi, non sa nulla di questa roba, non sa una sega di questa roba. Non sa come funziona il diritto fallimentare italiano, che spesso è barbarico e medievale nell'applicazione. Non sa che un imprenditore, chi ha dei ruoli veri, non presenti se stesso, chi ha dei ruoli veri in aziende vere, con dipendenti, ha dei rischi. E quando dice imprenditore fallito, io non sono mai fallito nella mia vita, ti l'avrei detto tranquillamente, non ho nessuna azienda fallita, però a me pare ho l'impressione magari sbagliata, che sia una proiezione di come lui si sente. Lui si immaginava Elon Musk, si immaginava un reale milionario e si sente in realtà un fallito che fa le dirette dalle camerette d'albergo, una sorta di senza fissa dimora di lusso. E quindi proietta sugli altri questa, anche con me l'ha fatto, con voi, ma con tutti, cioè lui va in competizione, no? Ma questa cosa, cioè, io credo che noi la facciamo, cioè chiunque la fa con chiunque, per estendere anche il discorso, è proprio stai parlando di un principio umano proprio, cioè se io adesso iniziassi a insultare te, tutti i termini che mi verrebbero per insultarti, li sta generando la mia testa. Sono termini che circolano nella mia capoccia di chiunque. Quindi, in generale, io direi che quando qualcuno insulta qualcun altro sta parlando più di se stesso che di poi si dice, quando tu punti il dito, c'è il dito che punti 5 dita contro di te, no? Quando fai così, sì. Stai indicando, ma 5 dita sono puntate verso di te. Esattamente. E qui tu parli di te stesso e guardate, l'ha fatto vedere anche prima nella clip, no? Quando lui diceva non finirai bene, attento a quello che fai, lascia internet, sono tutte raccomandazioni che è come se la parte di lucida di se stesso le stesse facendo a lui una sorta di mantra, capito? Cioè, e infatti quel montaggio l'ho chiamato Matteo Sabba versus Matteo Sabba. Sì, un uomo come direbbe Sorrentino nel film La mano di Dio, no? Ricordate, lui diceva non ti disunire. Comunque, uomo disunito. Ti è piaciuto quel film? Sì, sei pure di Napoli, tu. Bellissimo. Filmone. Sì. Allora, detto questo, ragazzi, questione 100 milioni, poi testimonianza video di uno speaker. Allora, ragazzi, anche qui, guardate, la questione dei 100 milioni si derubrica in maniera molto semplice, senza interrogare grandi esperti di finanza internazionale, con i documenti pubblici che non sono disponibili. Perché innanzitutto bilanci della mega holding che attestino una qualche forma di investimento redditivo non esistono, non ci sono. E questo rispondo anche a chi diceva, Milite, sei tu che devi dare le prove, amori. Le prove. Quando, allora, a parte che lui ha cercato di fare una goffa due diligence sulle mie aziende, delle quali non frega nulla a nessuno, perché non è il tema, no? Però le mie aziende sono in Italia e depositano i bilanci in Italia. Lui ha 2 aziende dichiarate inattive d'ufficio perché per oltre 5 anni non ha mai presentato i bilanci. Quindi è proprio uno che non gli piace presentare i bilanci. Questo lo possiamo confermare anche questo. Questo lo confermiamo. Abbiamo verificato con il tecnico. Report Cribis, ragazzi, andate su Cribis, mettete Matteo Sabba, vedete Cribis. Che c'ha 2 società inattive
questo non è, attenzione, non è reato avere etocene attive, però stiamo raccontando che questo ha avuto delle società che le ha fondate nel 2007-2008, quindi parliamo di tanti anni fa, e che di recente sono state dichiarate inattive. Questo era il grande patrimonio, no? Le grandi aziende di Matteo Salvini. In Italia praticamente non c'è nulla, c'è una SNC attiva con dove lui è socio, ma anche lì parliamo di nulla. Sulla holding, io gli ho chiesto per chiarirci come fa una holding, come fa Matteo Salvini a dimostrarci che ha fatto un aumento di capitale da 100 milioni? Io ho chiesto dei documenti, il più semplice... Poi però aspetta, Germano, spieghiamo per chi non avesse seguito la storia, sì, nella sua interezza. Giusto, hai ragione. Che cos'è questa cifra? Questo Grigis di cui parla. Cos'è questa cifra di 100 milioni? No, cioè, no. Si riferisce alla Matteo Saba Holding? Matteo Saba Holding LTD, quella che trovate, se scrivete Matteo Saba Holding con il sito molto economico, sicuramente non da azienda, da 100 milioni, quello dove andate nella sezione partecipate, vi fate un po' di risate, perché nella sezione partecipate c'è scritto... Walmart, sono indicate Walmart, Apple, Amazon, PetroChina e anche una serie di società che hanno delle quote A emesse tanti anni fa che costano 340-400 mila euro l'una. Quindi anche qui, se tu dici, spieghiamolo in maniera semplice, no Davide? Quando tu dici partecipata, se tu dici io partecipo Walmart, ok? Non controllo, partecipo, quindi semplicemente ho comprato delle azioni. Un'azione Walmart costa adesso, mi pare, 140 euro, 150 dollari, 140 dollari. Quindi io ne posso possedere una. Sì, sono un azionista, ok, però c'ho un'azione di Walmart su un capitale di miliardi. Quindi di fatto, sì, la partecipo, ma è ridicolo. Quindi, se tu dici che con la tua holding, e non so se la vedete quella clip, perché è bellissima, quando lui si incazza, non mi ricordo con chi, perché si è incazzato con 3.000 persone. Quella non ce l'ho purtroppo. Te la faccio io perché l'ho imparata anche quella a memoria. Vai. Bellissima, poi magari la riprendiamo e la mettiamo come contributo. Lui dice, con Liccardo, lui dice io sono amministratore delegato, sentite perché le parole sono importanti, io sono amministratore delegato di quasi 70 società, di una holding che ha partecipazioni in quasi 70 società controllate. E qui andiamo all'altra definizione. Controllate significa che o detieni la maggioranza delle quote, oppure, tramite regole in statuto e altre formule di controllo, detieni un'influenza determinante sulla proprietà della società. Quindi hai un'influenza, poteri di veto, poteri di voto. Ma, scusa, e amministratore delegato sarebbe CEO, giusto? CEO. Sì, poi delegato da chi? Cioè, in questo caso sarebbe la Matteo Holding. Non c'è nessun amministratore delegato. Anche qui, termini a cazzo. Lui addirittura in una clip che ti ho girato... Una clip che ti ho girato dice la SRL, guardate l'ignoranza, il fatto che si sia sopravvalutato questo individuo, la SRL, io penso lo sapete pure voi ragazzi, che non siete esperti. Società responsabilità SRL, limitata, noi semplificata. Certo. Lui la sai come l'ha chiamata? Società a rischio limitato. Va bene, errore, dai Germano, facciamo le pulci a tutto, dai su. È un errore, sì, dai. Però uno così esperto mi dice società. Vabbè, può capitare a tutti, dai. E fa anche ridere come definizione. Sì, fa ridere. Fa ridere pensare a un rischio limitato. Vabbè, lasciamo perdere. A un rischio limitato. Ma poi a questo punto la SPA è una società piena d'azioni. Sì. Una società per azioni. Oppure pronta società all'azione. Pronta all'azione anche, bello, esatto, non è male. Pronta all'azione, sì. Comunque il discorso dei 100 milioni. Quindi 100 milioni, sì. Lui dice io ho fatto un aumento di capitale. Allora, l'aumento di capitale della Matteo Saba Holding. Esatto, l'aumento di capitale può essere conferito o in cash, come dicono i guru, cash, quindi ci metto i soldi dentro, oppure in altri asset, beni intangibili, quindi lui dice licenze, sì. Sì, proprietà intellettuali, brand, ma tutta sta roba, amici cari, va periziata. Perché non puoi dire, guarda, secondo me il brand del Cerbero vale 100 milioni. E ci vuole un periodo che dice, sì, il brand del Cerbero, secondo questi criteri e parametri, vale effettivamente 100 milioni e quindi può essere conferito all'interno del capitale al posto del cash. Tutta sta roba non l'ha mostrato. Ma lui non ha mostrato una perizia, Germano? Zero, nulla, nada, nisba. Poi comunque 100 milioni sono tantini, ma sono tantissimi. 100 milioni sono tantini. Secondo me è un po' esagerato quello zero. Gli è scappato uno zero. 100 milioni è scappato come con le macchine che hanno 10. Vabbè, però è credibile perché comunque lo chiama Montezemolo costantemente. Quindi
potrebbe pure sì, essere. Volta, scusate un attimo, mi sta spirando il telefono. Ah, no, fai, tranquillo. È importante. Vai. Pronto? Ciao, caro. Sì, guarda, sono in live. No, sono in live col Cerbero. Le gomme dell'Aston Martin, quella da 230.000 euro che ho comprato e ti ho dato, per favore, non le mettere sulla Ferrari Roma come... Sì, ma fai sempre questo scambio tra la Urus, la Huracan. Sì, ho capito, ma ti stai... Guarda, sto in live, ci senti... Fammi però un po' di sconto che sono 15 macchine che t'ho portato sta settimana e t'ho portato pure quella limousine, ti ricordi che mi sono comprato l'altra volta la... a 300.000 euro l'ho pagata, contanti. Sì, ma... Vabbè, dai, fammi andare. Guarda, io ho 15 macchine e lo dimostra questa telefonata. Boh, non mi ricordo se... Sì, non mi posso ricordare che sono tante. Dai, ci sentiamo. Mi raccomando, lo sconto non è solito di 32 euro. Ciao. Che poi farete, vabbè, 100 ragazzi. Milioni di sconto per 32 euro. Ma quindi c'è 15 macchine. Sì, scusate. Ma da quando, Germano? Mica lo sapevo io. Ma c'è pure l'autista se c'hai la... Io c'ho la limousine. 15 autisti, ci ho portato una ventina di macchine. Per ogni macchina. Ah, buono. Buono. Stanno là vicino alla macchina quando scegli la macchina. C'ha pure gli autisti per gli autisti. Che vabbè, giustamente. Io ho talmente tanti soldi che quando devo cambiare canale sulla televisione, io cambio televisione. Sembrava il signor Mauro, io cambio televisione. Ok, sì, allora facciamo una cosa. Prima della testimonianza bomba, visto che siamo in clima di gag, facciamo vedere due clippine che sono veramente, veramente divertenti. Allora, dico una cosa. Secondo me, troll, consapevole. Vabbè, live di Futurmotta, no? Live di Futurmotta. Allora è divertente, ovviamente. Sì, secondo me qui stava scherzando. Secondo me qui stava trollando. Sì, sì, secondo me sì. Però sono molto, molto divertenti. Hai servita su un piatto d'argento, Carcola, sta scusa. Però vedi, hai fatto l'influencer. Mi hai... Ti hai influenzato? Mi hai influenzato per portare... Ah, abbiamo sentito allora... Dico, ho portato clienti. Conte Zemolo, buonasera, come sta? Conte Zemolo. Sì, un attimo. Mm-hmm. Buonasera, come sta dottore? Buonasera, come sta dottore? Ma poi conosci Montezemolo e lo chiami Montezemolo, cioè manca dico per nome. Vabbè, poi dottore, dai. Vabbè, ma magari una chiamata di lavoro, dai. Vabbè, sì. Non facciamo malpensanti. Vabbè. Tutto bene, grazie. Mi dica tutto. Monti. Se ci fate caso, a un certo punto dirà: Motta è sta lì. Sì, sì, se ci fate caso, a un certo punto dirà: sì, ascoltate bene, però sì. Solo ad un certo punto. Montezemolo. Sì, manco un cognome. Che cazzo è? Sì. Uh-huh. Domani vedrai la live del Cerbero. Okay, cosa ci sarà domani? Perché sei chiamato con l'avvocato? Niente. Ok. Yeah. Beh, coppia. Allora, a questo punto credo che convenga fare tutto qui. Tutto qui, ok. Sì. Ok. Poi magari è vera, io non lo so. Eppure salve Montezemolo, no? Ha detto. Luca Cordero di Montezemolo, è il titolo, tipo. Io adesso sono... No, ma sarà anche qui un omonimo. C'era un amico che si chiama Montezemolo. Mica è l'unico Montezemolo in Italia, no? Vero, che cazzo? Però che sarà dottore, magari. Ma è un dottor Montezemolo, che ne so, il proctologo. Cioè... Ah, è vero, poi. Ma sì. Sono un attimino impegnato, però possiamo coordinarci nell'orario che le ho detto prima. Però farebbe troppo ride. È impegnato, cioè che tu rimandi la call con Montezemolo perché stai in live con Futurmotta. Cioè sarebbe bellissimo. Che potenza, Futurmotta. Sono in una IRL di Futurmotta. Esatto. Oro, scusi, dottore. Beh, impegnata adesso. Sì, sì, sì. No, ma non è quel Montezemolo sicuramente, regà. No, ma starà parlando con un monte che si chiama Zemolo. Ah, anche. Ah, Montezuma, dicevo. Ma sì, ma ci sono tanti casi di omonimia, abbiamo detto prima. Però possiamo coordinarci entro l'orario che le ho detto prima. Grazie dottore. Grazie anche a lei, stia bene. Salve. Stia bene, dottore. Andiamo. Eccoci. Buonasera. La gente quando arriva a un certo livello non è che si organizza più, si coordina. Non è che dopo ci sentiamo e ci organizziamo, ci coordiniamo. No, vabbè, è affascinante comunque vedere anche un po' e il vocabolario. Schedula. Non programma più, schedula. Ci scheduliamo insieme. No, è molto, molto affascinante, devo dire.
mascherine, dovute precauzioni. Ah, vedi, scusi dottore. Ah, no, c'ha ragione Empty. Mara, questo dimostra il tuo essere prezzolato. Scusi dottore, si riferiva a Futur Motta, non a Montezemolo, giusto? Giusto. È malafede. Allora, altra clippina goliardica, poi andiamo con la testimonianza e torniamo un attimo seri. Sì, perché ha fatto delle live meravigliose, anche quando parlava di no, io non vado a fare il buffone in altri canali con i soldi, eccetera. Però live alto spendenti, se non erro. Molto, molto divertente. Qua si parla di macchine. Ascoltiamo. Ciao, buonasera, sono Matteo Saba, sono stato da voi prima, volevo solo confermare per domani mattina alle 10.30. Te lo dico. Ti ho visto con Cibo Sport, ne hai fatti della Maserati, esatto. Mio. Certo, potevi certo un po' di sconto, ma lo potevi priorità fare. Eliminare il giubbino blu fa cagare. Ok, il giubbino blu ve lo do anch'io. Ti ho portato le Ferrari, ma io vorrei farmi un cappotto che... Non, tu ce l'hai le gomme della Ferrari, ecco perché non le trovavo, cazzo. Non posso. Se fai a perderti le gomme della Ferrari, anche fosse la lasciate lì. Ma, ah, ma tu c'hai le gomme della mia Ferrari? Ma c'ha 10 macchine. Ma c'ha 10, sì, ci può stare che un paio di gomme ne trova. Ma c'ha 10 macchine, sì. Ma, no, ma guardate come dice che lui ha tante macchine, 36 anni. Bellissimo. Sembra sì. Joy con la Porsche. Ma può capitarsi. Ma quante volte ti sei dimenticato l'accendino? Anzi, quante volte mi hai rubato l'accendino? Vabbè, te rubo pure le gomme. Appunto, le gomme da mastica, ma hai rubate un paio di volte. Può succedere. Mi aspettavo. Oh, Lollo Slat, minchia, che fine. Però ascolta, il problema è una cosa. Io quella Ferrari lì l'ho venduta e ne ho comprata un'altra. Ha venduta senza gomme. Le gomme sbagliate. L'altra è proprio un'altra vettura. Ma no, è la Roma. La Roma. E che cazzo me ne faccio di quelle quattro gomme lì? Dice porche. Che potresti farmi mod. Vabbè, domani me le prendo, ci dai. Ci dovrebbe stare, Tommy. No, ma scusa, ma quelle erano pagate. Come no? Altrimenti... Sì. No, perché piange? Per vedere come mi vestivo tempo fa. Sembra triste. Un vostro non lo biasimo, pure nella sua stessa situazione sarei un po' così. Ah, sì, vabbè, no, non... evito commenti. Sei là con quello a fianco che sta al telefono e millanta cose. Ma più che altro io al ristorante voglio mangiare, non voglio sentire la cacca. Poi questo milionario, grande uomo di successo, che noi tutti invidiamo, viene in Italia e per due giorni si compra la compagnia di uno streamer. Grande simpatia di 20 anni, pagandogli le cene da crack e comprandogli. Io vedo una roba di uno squad. Cioè, ragazzi, a me mette una tristezza di mano. Ma saranno amici, dai. Cioè, sarà un rapporto di amicizia. Sì, amici, sicuramente, ma dove stanno tutti i grandi incontri di lavoro? Ma come? Ha chiamato Montezemolo prima. Ma secondo me in tutta Italia non c'è una persona migliore con la quale passare un pomeriggio di Futur Motta. Cioè, qualsiasi imprenditore lo sa. Ma guarda, scherzi a parte, esatto, con tutto il rispetto per Futur Motta, ma uno che ha 100 milioni di AUCAP e ha lavorato nelle più grandi, come lui scriveva, attenzione, lui scriveva anche sul sito, magari lo andiamo a riprendere, sul sito che poi ha fatto sparire, che lui muoveva 2 miliardi di euro l'anno. Era il 2018. Magari qualche startup di Futur Motta, qualche idea geniale che noi non conosciamo. No, ma sì, andiamo Futur avanti. Motta, zitto. Andiamo avanti. Mo metto la parte su Instagram. Ah, no, spera quasi. Ma che mi ricordo bene, non è che ho 90 anni. No. No, le hai tenute perché io poi lì ho dovuto cambiare, perché tu mi avevi sbagliato il montaggio sulla Ferrari. Ma che mi ricordo bene, non è che ho 90 anni. La Ferrari, mi raccomando. Voi live che vi entri bene in testa, Ferrari. No, scusate, però mi sto un attimo accordando. Futur Montezemolo, allora. Questa è una foto. Questo sono io. Sì. Capito, stile skater. Devi tenere tu, scusa, quelle sono mie, quelle di gomme. Cosa ne pensate? E come no? Sì, ma chiamami Matteo, non mi chiamare per cognome, che siamo al militare. Ma questa è Lady Violet. Ma da sola. No, non erano costumate, tu ne avevi montato sull'altra Ferrari, ok? Un paio di gomme che erano sbagliate. Sì, ma io ne ho quattro di Ferrari, quindi cioè, te lo devo spiegare. Questo? Quindi... Futur che usa la scusa delle foto per poter inquadrare. Bravo, geniale, sì, quel bellissimo, cocktail. Bellissimo. Belle foto. Sì.
Sì. Carino, carino Futur Mott, ragazzi. Sì. Coccoloso. Ma lui è un bravissimo ragazzo, io non c'ho nulla da dire su Futur. Ma bannato, ma bannato dalla chat, ma bannato dalla chat. Preventivamente. Vabbè, ma perché rompi i coglioni mentre stanno a fare gli autospendenti. E lascia rifà, cioè devono stare presso a 2000 bene. Macchine, jet privati. Lascia fa. 10 anni fa, che mamma, che stai dicendo? Ma se me la sono, quel modello lì me lo sono comprato che avevo 3, che ho fatto 30 anni, adesso ne faccio 36. Ma figurati. Quando mi vestivo bene, guardate, e stavo con la figa. Vabbè, litighiamo domani mattina, comunque fammi un po' di... Cosa ne pensate? Sembra photoshoppato Futur Mott, comunque non sembra realmente in quelle situazioni. È vero, sembra il fratello di Futur Mott. Ascolta, comunque, vabbè, comunque, domani mattina alle 10:30 ti porto quella della... È Big Luca quello, a sinistra. Sì. Ma è Big Luca davvero? Giovane sì, Big Luca. Dopo greve! 35 ore d'esame. Tutto torna. Questa foto... Che? Dai, che Marco! Ma dai, il body shaming no. Il body shaming a Big Luca mi è piaciuto. Scusate, così sta un po' morire. Di brio, un po' di brio, ciao. Vabbè, tanto a Big Luca gli frega un cazzo, non no, è permaloso. No, no, ci scherza lui. Voi dovete sapere che questa foto, per l'appunto, ha 26 anni. Cioè, questo ecco. È Big Luca d'adolescente, Futur Mott, che aveva qua 30 anni già. Aveva qua 4 anni. Quindi abbiamo un grandissimo uomo di successo. Ora Futur Mott ha 56 anni. Abbiamo un grandissimo uomo. Vabbè, abbiamo un ragazzo che non conosciamo sulla destra, quello in alto. Un grandissimo uomo di successo e Big Luca. Esatto. Ok, ok. Hai capito. Andiamo avanti. Fare uno sconto, Cioè, mi hai fatto... Anello, il signore da Anello. Ma me l'ha detto la tua segretaria, eh? La stessa famiglia. È le 6, sono le 6 adesso, Lim Lugano. Dai, fai sto miracolo, che ne ho bisogno, Ci vediamo domani mattina? Sono tutti più giovani, però. Questa foto, ragazzi. Comunque, di farmi lo sconto, Ciao, grazie. Ciao. Cioè, gli ho portato 10 macchine a cambiare le gomme, mi ha fatto 32 euro di sconto. Da 4 a 10. Tutto taccato. Però, regà, che poracci, oh. Cioè, 10 macchine, 32 euro di sconto, è una vergogna. Ma facciamo una due diligence su questa officina qui. Che macchine, capito? Cioè, ma che ma cazzo. Non ho capito, quale macchina gli ha portato che mi è sfuggito? Non mi ricordo se è Maserati o Ferrari. Mi sono perso tra i nomi altisonanti. Erano 4 Ferrari, se non e la Maserati, però? Non si sa. Penso che cambia. Comunque, si sente una voce dal telefono, Quindi io qui ci credo. Certo, 4 Ferrari, una Maserati, un jet privato. Io penso che non ironicamente si parli di una cifra, un ammontare di soldi annuale devastante. Tra l'altro, una cosa che diceva pure Big Luca. Cioè, io mi ricordo un video di Big Luca, del buon Big. Dove fece una sorta di, chiamiamolo, bilancio a seconda dei beni di lusso che puoi permetterti. Ok, tipo, se effettivamente hai 2 macchine di lusso, devi guadagnare almeno delle ipotesi, diciamo, delle proiezioni. Bel video, tra l'altro. Erano cose stellari. Qua parliamo di 5 supercar, credo, almeno, minimo, più un jet privato. Pensate quanto siamo caduti in basso come società, proprio. No, ma... Umanità. Però sarebbe coerente con l'aumento a 100 milioni, se ci pensi, Germà. Però è incoerente quando dice Germano Milite fallito, ma che io ho i soldi o no? A te cosa cambia? Cioè, che è un po' come se Cristiano Ronaldo dicesse ma se io so giocare a pallone o no? Ma a voi, che ve cambia? Cioè, è tutta la tua vita che ci dici che sei milionario, che c'hai le aziende, che sei amministratore delegato di te stesso, e poi come che ci cambia? È come se io dicessi, ragazzi, ma se io sono giornalista o no, se mi chiamo Germano Milite o mi chiamo Gianfilippo Rotocalco, ma a voi che vi cambia? Ma in realtà qui c'è un elemento interessante, torniamo seri, perché poi c'è la parte conclusiva molto tosta. Sì, certo. E adesso non lo so, però diciamo che se tu ottieni anche dei contatti e dei clienti, non nel caso di Matteo, in generale, millantando determinati beni, determinati capitali, potrebbe configurarsi come una sorta di pubblicità ingannevole, vogliamo dire così? Cioè, nel senso, sì, se io dico la Matteo Saba Holding ha 100 milioni, anzi la Davide Marra Holding ha 100 milioni. Sì. Chiaramente una persona, e magari vi faccio vedere qualche documento così, come quello Pezzotto con Paint, una persona sarà sicuramente portata ad investire magari nella mia attività un pochino di più, un minimo di più rispetto ad una persona che magari mostra il bilancio della Sdrubarini SRLS, che è una micro azienda,
far suo in Italia, no? O dico male? No, dici bene. E tra l'altro c'è anche un altro elemento importante, secondo me, da sottolineare nello storytelling sabbiano. Quando lui dice: io non vendo niente, no? Questo è un tema, secondo me, molto importante. Non vendo niente online, io non voglio nulla. Io, se volevo la visibilità, me la sarei comprata. Tra l'altro invece è ghiacciante come frase. Sì, me la sarei comprata, che vuol dire? Che quindi a tutti i costi prendevi e ti compravi la visibilità. Tra l'altro ci ha provato a comprarsi la visibilità con le donazioni a determinati streamer. Mica è illegale fare una donazione, però non dire che non ci hai provato, perché in realtà ci hai provato. Hai provato a insinuarti, hai provato a proporti, a farti invitare, hai fatto il blitz, sei intervenuto a fare il dissing, hai vissuto il dissing. E che perché non è vero che lui non vende nulla? Lui vende la sua immagine. L'immagine dell'advisor, dell'imprenditore di successo, dello sbugiardatore di guru, e questa cosa gli serve per garantirsi la credibilità e poi proporre quegli affarucci che abbiamo visto ad Anima. E la cosa importante, lo ribadisco, è lo schema delle amicizie. Ma Germano mi presentato dal cugino del quale si fida, che ha già fatto investimenti con questo personaggio che era stato spiegato sul canale, quindi, capito? Questo è il... Quindi non è vero che non vende niente, lui vende. E poi, ragazzi, è anche una questione, a mio avviso, di ego, cioè di necessità spasmodica d'approvazione sociale. Quella può essere anche una roba, anche qua non è che è illegale, non è che è un criminale Matteo Sabba perché gli piace apparire, cioè quello ci sta, se ti piace, se vivi della visibilità e vuoi che la gente dica grande presidente, sì, può essere un po' ridicolo se c'è quasi 40 anni, ma che gli vuoi dire? Cioè, mi preoccupano le persone che parlano di sé in terza persona, citazione. Esatto. Bravo, però lì io non ci avrei certo fatto l'inchiesta, perché un quasi quarantenne vuole visibilità e si fa chiamare il presidente. Ma no, ma io sono il primo egocentrico. Abbiamo tutti l'ego. Ma ce l'abbiamo tutti noi comunicatori. Anche questa, anche vedi, spesso l'accusa ipocrita, ma tu lo fai per visibilità. Ma certo che lo faccio per visibilità, ma è ovvio che lo faccio per visibilità. E io voglio sempre più visibilità, ma il problema non è l'obiettivo, ma è come lo perseguo. Facendo sempre la metafora del calciatore, è chiaro che Osimhen vuole fare più gol di tutti, vuole vincere la classifica, ma se lo fa segnando di mano, dopandosi, sgambettando gli avversari, è scorretto, quello conta. Non mi puoi moralizzare sull'obiettivo della visibilità. Allora, se noi siamo corretti e facciamo un content di qualità e abbiamo 7500 persone, bravi noi, cioè, va bene, è inutile che stiamo a moralizzare, poi fate la grazie, siamo comunicatori, siamo egocentrici, vogliamo stare in live, altrimenti se ci facciamo gli affari nostri. Sì, poi aggiungo un'altra cosa, giustamente l'avevano menzionato in chat, è vero, grazie OCV, grazie mille per il raid. Allora, in realtà, per quanto riguarda la pubblicità ingannevole, chiaramente in un'azienda vale questo discorso, per quanto riguarda la persona... in live tempo fa Angelo Greco ci disse una cosa particolare, che delle millanterie, soprattutto relative al patrimonio, potrebbero configurare una sostituzione di persona. E infatti ci sono stati molti casi di, ad esempio, anche sì, coniugali, o sì, casi coniugali in cui c'erano anche delle possibilità da parte della donna o dell'uomo in questione di rivendicare una sorta di diritto di sostituzione di persona dell'altro partner, perché questo magari millantavano patrimoni di un certo tipo, posizioni, status. Quindi non è da sottovalutare. Giusto, hai fatto un'altra riflessione sicuramente interessante. Non è da sottovalutare la millanteria, anche chiariamo un'altra roba, no? Ma perché è reato millantare una laurea? No, se la usi è reato, se la usi, diciamo, la presenti in concorsi o la usi per lavorare, diciamo. Esatto. Se lo fai così, no, per ottenere, esatto. In realtà anche lì si potrebbe configurare, ma lì va poi discusso nel merito, ovviamente, un elemento incentivante al raggiro. Se tu ti dici dottore in economia, magari per farmi fare investimento. Ah sì, certo. Attenzione, certo. È perché lì tu ti stai accreditando con un titolo che in realtà non hai. Senza considerare le implicazioni di cui abbiamo parlato prima, cioè la possibilità di operare o meno in termini economici senza autorizzazione. Perché io non posso, questo l'avevamo detto anche a Big Luca, poi Big Luca, diciamo, rispose dicendo no, ma io non propongo un cazzo, al massimo consiglio degli indici, e quello si può fare, però di base Davide Marra non può consigliarvi degli investimenti finanziari senza autorizzazione, o sbaglio? Esatto, devi essere... Serve una licenza, no?
Sì, devi essere iscritto all'albo e ci sono delle come l'albo dei giornalisti, per essere iscritto devi fare un percorso di praticantato o all'università, quindi a scuola di giornalismo o in redazione direttamente, e poi devi fare un esame di stato scritturale che ti abilita alla professione. Poi ragazzi, perché qui pure no, c'è stata molta confusione, molta mistificazione, ci sono dei grandi, degli ottimi giornalisti che non hanno il tesserino e dei pessimi giornalisti col tesserino. Ci sono laureati ignoranti, ottusi, pieni di grezzo nozionismo, e non laureati molto colti, tutta la scuola per esempio degli intellettuali non laureati del Novecento da Svevo Ungaretti. Quindi no, no, ma infatti laurea, questo non passi, come a parte che qui nessuno è laureato. Tra bravo, noi, beh, siamo vabbè, a parte Gianluca, no, scusate, a parte Gianluca, vabbè, ad onorem, però insomma, una laurea. No, ma non l'ho considerata perché ad onorem, però comunque una laurea. Sì, 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 no, quello sì. Ma la laurea a tutti gli effetti ha valore legale, ragazzi. Sì, 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 valore legale, certo. Però per dire, non è quello il discorso. No, no, ma non è un discorso legato alla, cioè alla valenza di un individuo, alla validità di un titolo. No, no, è semplicemente il fatto che si aggiunge a elementi non dimostrati. Comunque ragazzi, è arrivato il momento, secondo me è arrivato il momento, e poi magari mandi un messaggio al nostro tecnico gentilmente. Tanto adesso io consiglierei di ascoltare e stoppare il meno possibile, quindi nel frattempo tanto tu già l'hai visto. Allora aspetta, Marco, già hai spoilerato tutto. Scusa. Vabbè, comunque allora questa è una testimonianza che ho registrato l'altro giorno con un noto speaker radiofonico, Gibba, che lavorava anche con Mazzoli, Zodi 105 eccetera, che ha deciso di raccontare la sua storia con Matteo Saba. Greve, ma zia, non solo questo, perché uno dice vabbè, racconto la storia, no, ha deciso, ma questa è una cosa gravissima, di portarci anche le carte del tribunale che affermano, anzi confermano la storia che ascolterete qui. Ovviamente abbiamo anche il documento che vi mostreremo alla fine della testimonianza. Ho censurato solo i nomi e le parti sensibili, c'era un IBAN se non sbaglio di forse Matteo, non so neanche se sia attivo, ma nel dubbio ho levato tutto. Comunque ho la copia, chiaramente Germano poi in caso si farà da garante se qualcuno chiederà conto della copia. No, nel senso, no, dico se qualcuno chiederà conto della copia gliela manderemo senza problemi. E ascoltiamo testimonianza di Gilberto Pensa Gibba sulla truffa di Matteo Saba, che non riguarda, attenzione, non riguarda quelle che abbiamo commentato prima, non c'entra niente. Altre cose. No, queste sono cose che non c'entrano niente con la Cassazione, eccetera. Inedito, quindi. Perché questo, spieghiamolo Germano, perché questa cosa non era uscita fuori prima di questa testimonianza? L'ordinanza esce nel momento in cui tu fai, quindi nel momento in cui fai chiedi l'appello. Quindi se non esce fuori, e poi l'abbiamo voluto lasciare perché è l'elemento più bomba di tutti, questo qua. No, dicevo perché che... nel senso noi non l'abbiamo reperita prima come ipotetiche altre per il discorso che facevamo prima sul casellario giudiziario. Ah, quindi, certo. Questo intendevo, cioè nel senso Gibba ha detto proprio no, io ho seguito la vicenda, conosco questa persona, ho avuto un'esperienza terrificante, una truffa, e io giustamente ho detto vabbè, ma in che senso truffa? C'è le carte? Sì, c'ho una sentenza. Certo, c'è la sentenza, l'abbiamo anche letta, l'abbiamo anche vista. Sì, ma la faremo vedere perché al di là poi dell'epilogo, un po' triste, conferma parte dei pattern che vi abbiamo elencato prima, e quindi no, non erano speculazioni psicologiche, è un tipo di comportamento che purtroppo avviene tuttora ed è avvenuto anche in passato. Allora, video. E ti dico l'ultima cosa, vai. Importante, perché è importante parlare di queste cose e non fare, come diceva qualcuno, andare in procura se ci sono dei reati. A parte che i reati li posso denunciare solo se sono su di me, non a terzi. Quindi è importante parlarne perché spesso vedremo la giustizia si incaglia un po'. Vai. Vado. Eccoci qui, sono in compagnia, come potete ben vedere. Ben vedere mica tanto. Però vabbè. Allora, sono Gibba, per chi mi conosce faccio il DJ radiofonico in una radio importante italiana, un gruppo molto importante italiano da praticamente tutta la vita, insomma, da 30 anni. Siamo qui per parlare di Matteo Saba. Intanto io non è che sono qua per parlare del soggetto, ma per parlare della mia esperienza, della vicenda, cioè, certo, quella che è stata la mia esperienza con il soggetto della vicenda, non di... Siccome mi sono arrivati altri link, altre dirette che avete fatto, io non mi permetto di parlare di altri avvenimenti dei quali non ho prove tangibili o elementi incontrovertibili.
Nel mio caso ho elementi incontrovertibili, cioè non si può discutere sugli elementi in mio possesso, che poi sono in possesso di tutti quelli e degli altri che come me hanno subito questa truffa, perché di truffa si tratta, e quindi molto semplicemente parlo di quella che è la mia esperienza con il soggetto. Poi certo mi sono arrivati tanti altri rumors di situazioni simili. Okay. Però non sono io che devo fare i processi, devo solo portare i dati e la mia esperienza. No, meglio, ci interessano, ma vanno supportati da fatti come in questo caso. Vanno sempre supportati, esatto. Assolutamente. Tu appunto parli di truffa, quindi in mano hai una sentenza, giusto? Poi entreremo nello specifico. Io ho una sentenza del Tribunale di Torino con una condanna. Ovviamente. La facciamo vedere dopo, non vi preoccupate. Ce l'ha scritto anche Sabo Matteo, ma ve la faremo vedere. Integrale. La truffa. Salvo i dati sensibili, i nomi degli altri che non hanno deciso di presentarmela. Ho lasciato solo Saba e Giba. Sì. Storico, quindi uno storico che si è sviluppato nel corso degli anni. È stata una vicenda molto lunga, nel senso che noi abbiamo sporto denuncia per quello che è stato, diciamo, un episodio che adesso racconterò. Poi la vicenda è andata avanti per anni, è stato cambiato, diciamo, il territorio di competenza, quindi dal Tribunale di Milano è passato al Tribunale di Torino, lì si è un po' tutto arenato per tantissimo tempo, e tant'è vero che abbiamo rischiato di non andare a giudizio, insomma. Ok, quindi come hai conosciuto Matteo Saba, dove, quando, perché? Ascoltate bene, eh? Allora, l'ho conosciuto a Miami perché la nostra azienda ha una sede a Miami, dove io andavo spesso, andavo due volte all'anno. In quel periodo andavo due volte all'anno. Se non sbaglio, no, 105 c'ha sede lì, no? Mazzoli vive lì, se non sbaglio. Quindi, all'epoca lavorava con lui, se non erro. Vabbè, comunque, dettagli. E l'abbiamo conosciuto, credo che sia stato 2011, adesso non mi ricordo, adesso non ho delle date molto precise perché è passato veramente molto tempo, però mi pare fosse il 2011, non mi ricordo se novembre o marzo, che erano insomma i due periodi in cui io andavo sostanzialmente a Miami, all'interno di una festa, un pool party che c'era, credo vicino, in un hotel, insomma, con altri, eravamo un po' di colleghi dell'azienda, e uno dei nostri colleghi si è avvicinato, quindi non l'ho conosciuto io per primo, si è avvicinato, poi piano piano è entrato, diciamo, dentro il nostro giro di conoscenze. Quindi diciamo la cosa che abbiamo detto prima, de persona, che tuo amico, insinuato, insomma. Tuo amico che ti porta e ti dice fidete. Chi si insinua. Insinuo. Sì. E in che modo poi siete arrivati, insomma, a questa sentenza? Come è stato il trascorso? Ma vabbè, diciamo, lui poi si è venduto come un grande imprenditore con un... questo è quello che ha raccontato a noi. Certo. Grande imprenditore, all'epoca raccontava di avere una proprietà al Setai, questo hotel molto famoso di Miami, viaggiava ovviamente già all'epoca in prima classe, insomma, vantava, da parte familiare anche una provenienza in ambito ristorativo, di ristorazione, quindi con grandi successi. E poi da lì, tornati a Milano, la frequentazione è continuata, quindi abbiamo continuato a vederci, ma fino ad arrivare a giocare partite di calcetto insieme, cene molto conviviali, quindi diciamo viaggi insieme, di coltivazioni di amicizia normalissime, no? E dopodiché siamo arrivati a una possibilità di fare un investimento su Miami per aprire una paninoteca, diciamo, chiamiamola una paninoteca gourmet, uh-huh. Gourmet all'epoca, che stava per aprire a Milano, e quindi noi avevamo fatto una serie di incontri per avere la possibilità di aprire questa paninoteca gourmet a Miami negli Stati Uniti, e quindi cominciare da Miami. Cioè, non credo, cioè era una catena con una sede a Milano. No, beh, intanto no, era allora lì
probabilmente di fare una cattura. Montezemolo è entrato su Discord. Quadro, scusate. Comunque, guarda, Marco, tu butta un occhio su StreamYard, che tra un pochino dovrebbe entrare il tecnico. Grazie mille. Okay. Penso 10-15 minuti alla fine. Montezemolo? No, un altro tecnico. Ho detto fine testimonianza, entra, butta un occhio tu. Buttalo dentro direttamente. Allora, l'idea di chi deteneva il marchio era di probabilmente di fare una catena, okay, e farla diventare, okay, poi, che poi è un po' quello che fanno tutti, no? Cioè, sì, oggi i business di quel tipo devono diventare moltiplicabili e scalabili. Quindi, sì, quindi queste sono le due diciamo identità che contraddistinguono i business di questo tipo. Noi, nella fattispecie, avevamo valutato la possibilità di cominciare ad aprire negli Stati Uniti, quindi, okay, a Miami. Poi noi, okay, ripeto, andandoci spesso per lavoro, magari era anche una possibilità di mettere un piede là dal punto di vista imprenditoriale per, okay, poter, okay, poi seguire l'attività. Quindi spunta questa possibilità e si propone lui, decidete di comune accordo. Lui si propone chiedendo di mantenere anche il 51% della società, quindi noi eravamo al 49%, tutti gli altri. Ascoltate bene qui, molto importante. Sì. Si fanno tutta una serie di riunioni, si decide insomma quello che doveva essere il capitale da versare. Per inciso, lui il suo 51% ovviamente non l'ha mai versato, quindi già questo è un elemento molto importante rispetto a tutta quella che è la vicenda, mentre invece noi, sto parlando di noi perché siamo dall'altra parte, siamo circa, non mi ricordo se 6 o 7 persone, okay, versiamo il 49% del capitale a lui, al soggetto, e firmando dei documenti relativi a un term sheet, un agreement, insomma, quelli che sono i documenti che poi di fatto lui avrebbe dovuto depositare a Miami. Tra l'altro noi poi, andando anche a Miami, avevamo la possibilità anche eventualmente poi di vedere fisicamente, sì, questa cosa. Verifica in loco, diciamo. Di verificare in loco, e quindi ci fa firmare documenti che poi ovviamente noi scopriamo solo successivamente che sono documenti totalmente inesistenti, cioè documenti che lui in realtà non ha mai depositato, ma effettivamente lui apre una società. Apre una società con questo capitale versato da voi. Sì, la Light Catering, una società, mi ricordo anche il nome, apre una società con questo capitale versato da noi, e dopodiché lui va... La cifra, te la ricordi? Fa un 130.000 euro totali. Ok. Divisa per 6-7... Diviso per 6-7, ci aveva messo qualcosa in più, qualcosa di più. Ok. Ognuno aveva una quota, quindi in percentuale. Ovviamente tutti bonifici regolarmente messi, quindi nulla di oscuro, nulla di sottobanco. Tutto tracciabile. Alla luce del sole, anche perché era un modo per essere trasparenti nei confronti di tutti, no? Per essere un modo trasparente, insomma, tra tutti, chiaro, quelli che erano i soci, chiaro, visto che si parlava di 6-7 soci. Miami. Questa società dove è creata, scusami, sede? Sede a Miami. A Miami, perfetto. Light Catering LLC. Ok, quindi si crea effettivamente... Grande montaggio, eh? Che effetti, ragazzi! Aspetta, vediamolo come ci sono impegnato. Non è male questo, attenzione. Perfetto. Light Catering LLC. Quindi si crea effettivamente questa società. Voi depositate questo capitale. Lui crea questa società. È una censura per gli altri nomi, in realtà non serviva, l'ho messa in più... Le altre persone che ha citato, l'ho messa così nel dubbio. Crea questa società, ma in realtà lui non solo non versa... Vuoi parlare, Germano? Ho visto che no. No, mi aspetto che... Ok, finiamo. Sì. No, perché t'ho visto così sull'assedio, detto magari... Sì, no, Ok, no, ma tanto non sei mutato, quindi puoi parlare. Il suo 51% all'interno della società. Ma... noi non compariamo in alcun modo all'interno della società, a differenza di quanto lui invece ci aveva detto. Ok, chiaro? Quindi capitale di 130.000, se non sbaglio, solo Matteo Sabba compare, perché i documenti, che è quanto dice Gilberto, ma poi sarà confermato dalle carte che vi faremo vedere, i documenti, diciamo, di divisione della società, non lo so, eccetera, in realtà non sono mai stati depositati. Firmare documenti... Cioè, questo non l'ha manco mai fatta, diciamo, no? No, l'ha fatta la società, ma solo a suo nome. Tutto, portarci all'interno. Sempre presidente di se stesso. Vabbè, presidente. È uno che non fa società qua. Certo. Diciamo. Noi esistiamo. I soldi sei in miglia, però. Ma la cosa divertente sarà come li spende, mo lo dirà.
a 100% completamente sua, in questo momento quindi con un capitale versato da noi e da non da lui, quindi esattamente un po' il rovescio della medaglia, no? Cioè noi mettiamo i soldi e lui si intesta alla società. Lui va a Miami, fa un primo viaggio, ci manda delle foto di location mai verificate, ipotetiche per eventualmente poter aprire, diciamo, il punto vendita. Dopodiché cominciano a venirci un po' di dubbi, perché ovviamente le cose si prolungano, lui comincia a raccontarci che ha dei problemi con la società che in realtà le aveva lasciato la licenza per gli Stati Uniti, la società detentrice del marchio sostanzialmente, e al che noi gli diciamo, vabbè, allora se non si fa più nulla, amici come prima, noi ti riconosciamo giustamente le spese che hai sostenuto rispetto a quelle che sono i viaggi, il viaggio che hai fatto, lui fece, alla fine fece un viaggio solo, il viaggio che hai fatto, quindi hai speso tot mila euro, giustamente ci prendiamo il rischio d'impresa, tutto quello che diciamo ne rimane rispetto a quello che sono i tuoi viaggi, visto che tu di fatto sei andato là, poi se hai lavorato o meno, ci hai mandato delle foto vere o finte, presunte, certo. Quindi diciamo la restituzione delle quote levando il rimborso spese al netto di quelle che sono le spese che tu hai sostenuto. Perfetto. Giustamente. Guarda, poi se sei andato là per di Gimba, no? Non è un problema. Vai, vai. Sto contattando il tecnico, dicevi? No, la cosa che ho apprezzato è il fatto che, vedi, Gibba diceva: io non riconosco anche che tu hai avuto delle spese come amministratore per quello che hai dovuto fare, quindi capiamo al netto di quello che hai dovuto sostenere. Cioè, io se avessi scoperto una roba del genere probabilmente mi sarebbe esplosa la vena, no? Invece lui, pagato, andiamo avanti, perché quello che si scopre alla fine è assurdo. Cioè, non è neanche più un problema nostro, noi giustamente dovremmo riconoscere quello che è stato di fatto il tuo impegno presunto o reale. Chiaro, facciamo una sorta di riunione in uno studio legale di Milano. Scusate che qui sto neanche scrivendo. Più un problema nostro, noi giustamente ti dovremmo riconoscere quello che è stato di fatto il tuo impegno presunto o reale. Chiaro, facciamo una sorta di riunione in uno studio legale di Milano, dove lui comincia a, diciamo, a perdere un po' la brocca, dicendo che ok, ne usciamo da lì dicendo che sostanzialmente lui avrebbe restituito il capitale al netto di quelle che sono le spese sostenute, e da lì sparisce nonostante diversi solleciti da parte di tutti, sparisce. Anche io, andando a Miami per lavoro molto spesso, comincio tutta una serie di indagini, capito? Perché giustamente non è che sta con le mani in mano, cioè uno sparisce con i tuoi soldi che hai versato, dici, beh, fammi capire, cosa è successo, c'è qualcosa che non torna, cioè in qualche modo il capitale che poi sarà, che poi era il 70%, l'80%, il 73%, l'82% sarebbe dovuto tornare esattamente da dove è arrivato, no? Mi muovo su Miami e riesco a scoprire sostanzialmente qual è l'ufficio di commercialisti che gestisce, diciamo, che ha in pancia questa società. Purtroppo per lui riesco a recuperare degli estratti conto delle carte di credito della Light Catering. E lì vengo a scoprire, recupero 6, 7, 8 mesi di estratti conto, e tramite una società alla quale mi affido, recupero gli estratti conto, e ovviamente che cosa scopro? Scopro che semplicemente lui si stava spendendo tutti i nostri soldi in Italia. Scusate ragazzi, ma stavo contattando in Italia. Dicono di controllare il WhatsApp a Gianluca. Sì, ho già visto, già tutto quanto. Tanto l'ho sentita fino allo sfinimento questa intervista, però appunto stavo sentendo il tecnico, dovrebbe entrare tra poco, tanto poi salutiamo anche Germano dopo questa testimonianza. Comunque, come sono stati spesi questi soldi? Eccoci, in Italia. Di credito americana, i nostri soldi in Italia, con una carta di credito americana, al principe di Savoia, da Bulgari, noleggio auto, 3.000 euro di noleggio auto, massaggi di qua, cene di là, cene di su, cene di giù. Poi scopro anche che ovviamente quelle sere che è capitato che siamo andati a cena, sostanzialmente pagavamo noi, perché praticamente eravamo... Carta che aziendale, ci stava pure, cioè nel senso... No, ma se tu sei l'amministratore delegato e diciamo e porti un ritorno
e hai, diciamo, l'amministrazione ci sta anche, cioè io ho altre società, quindi il mio amministratore, se andiamo fuori a cena, certo che paga lui, con i soldi della società, certo. Ma ci sta anche. Ma se lo tipo sai, io vado a cena con Alex e pago con la carta del CEO, di Gianluca, se non lo sai, è un po' diverso. Magari e quindi, diciamo, a scoprire questi movimenti e questo capitale sociale che insomma era stato utilizzato per altro. Sono solo movimenti di 7-8 mesi relativi a tutte le sue spese che lui faceva in Italia, adesso qualcuna mi sembra, qualcuna in Europa, voli aerei, quindi considerate che viaggiando in business ogni volta erano magari 3-4 mila aerei, la macchina a noleggio 3.000 euro perché magari te la tenevi un po' di tempo. Finiscono in fretta, dai. Finiscono abbastanza velocemente. Ok, quindi che decidete di fare? Lì decidiamo di metterci insieme, di fare ovviamente, di sporgere denuncia penale, ci affidiamo a un avvocato. Io sono quello che emette la denuncia con altri, ma non c'è, cioè, perché bisogna mettere un nome e poi tutti gli altri. Certo. Non è che sono io, in realtà è una decisione congiunta. Certo. È stato messo il mio nome in cima per una questione proprio di semplificazione, no? E quindi sporgiamo denuncia. Il tribunale di Milano. Presso il tribunale decide, di Milano, quindi. Il tribunale, la procura di Milano. Il tribunale di Milano decide che il foro competente non è Milano ma è Torino, perché lui sostanzialmente era originario, residente, adesso non mi ricordo, forse residente o domiciliato. Attenzione, c'è un commento molto importante di Ivan. Ivan aveva proposto anche a me di investire in una roba con lui, ma non ho accettato. Fortunatamente non ci so cascato. Ok, finiamo un attimo qui che sta anche aspettando l'altro ospite. E quindi con un'accezione molto astuta, il suo avvocato dell'epoca fa spostare il processo a Torino. La competenza e quindi classica, questo, sì. Competenza, quindi questo ovviamente già allunga di molto. Grazie. Grazie, Virgilio. Esatto. Dopodiché il nulla assoluto dal Tribunale di Torino per anni, nonostante i nostri solleciti nostri, intendo quelli dei nostri legali, fino a che non si arriva finalmente alle udienze finali, al limite della prescrizione, che è quello sostanzialmente a cui lui puntava, perché ovviamente questo non lo dico io, lo dicono le carte, una difesa praticamente nulla, anche perché l'unica difesa che hai è puntare alla prescrizione, ma tra l'altro questa è una cosa che ci ha detto addirittura il suo avvocato. Cioè, io solo questa è un'affermazione tosta. Io posso solo puntare alla prescrizione. Vabbè, posso fa il suo lavoro, tanto, giustamente, perché, certo. Perché non... Diciamo scuola Ghedini, insomma. L'ha fatto benissimo, però si è dimenticato di, diciamo, in tutti quelli che sono stati i pagamenti, dentro i termini di questo pagamento si è... grazie, chi è? Valori, ma come valori? Valori, ma non ci può comprare così, ma facciamo il refund. Ma non ha ascoltato Matteo Saba, Champagne. Tanto sono 50 Saba in più. Grazie. Se mettiamo un cascina. Non ti conosco, però grazie. Grazie per le 50. Una piccola DV, diciamo. Io lo conosco, Luca Valori. Ho visto anche la vostra chiacchierata. Comunque, sì, grazie. Chiunque lui sia, grazie mille. Una piccola, piccolissima spesa bonifica in ultima istanza di 250 euro, quindi per 250 euro lui è ancora dentro i termini sostanzialmente. Questa è una cosa allucinante. Questo allora, è interessante. Spieghiamo velocissimamente, prescrizione cosa significa? Fondamentalmente il processo è durato troppo. Ok, Italia, vi ricorderete la roba di Berlusconi, abbassare il tempo dei processi per andare in prescrizione, poi lui si era giustificato dicendo è stato archiviato, non è archiviato è una cosa, prescritto è un altro. Prescritto significa non c'è tempo per, ok? Archiviato dipende, varie motivazioni. Ma archiviato vuol dire che il fatto non sussiste. Non sussiste, oppure non ci sono elementi sufficienti. Elementi sufficienti, cioè esatto. Non sappiamo, che non abbiamo elementi che oltre ogni ragionevole dubbio ti possono condannare. Esatto, infatti mi ricordo, no, la vecchia cosa, no, sono stato archiviato Berlusconi, no, prescritto, non archiviato. E praticamente per un bonifico fuori dalle tempistiche, solo uno di questi poi è stato, diciamo, rimborsato, diciamo così, che poi leggeremo pure nella sentenza. Cioè parte, è stato condannato a pagare. Esatto, sì. Parte di ciò che viene contestato nella sentenza che leggeremo è finito in prescrizione, ma le carte descrivono tutto quello che ha detto Giba. Cioè non è che le carte dicono no, è stato archiviato perché c'ha ragione Saba. No, dicono
fino a qui c'è stato tempo. In questa cosa, che è uguale alle altre, però per una tempistica di bonifici, questa è la legge, questa sì. Le altre sono archiviate perché non c'è stato tempo. Assunto. Finiamo. Tra l'altro, Davide, è una cosa importante. Sì. Le carte dicono anche una cosa, che lui non ci ha proprio provato a difendersi. Cioè, la sua arma di difesa è stata: perdiamo tempo, cambiamola. Che poi, per carità, non è di per sé, non è una roba illegale. Possiamo parlare se è una roba morale, etica. Sì, sì, sì. Fare. Cioè, no, ma infatti l'ho detto, tempo, l'avvocato ha fatto il suo lavoro. Ha fatto quello che doveva fare, però la strategia di difesa è stata questa: scappare a lungo per non farsi acchiappare. Ti posso fare una domanda? Ma tu hai Discord per caso, Germà? Lo usi? Sì, ce l'avevo. Me lo sì, fai in favore? Sì, ce la fai? Sì. Perché sta entrando, l'ospite non riesce a entrare su StreamYard, entra un attimo su sì, Discord. Che... Se tu fai punto vedere, esclamativo vedere. Discord in chat, entri in vocale 1. Doppio clic su vocale 1 e ti spostiamo. Devo fare il login. Ah, perché non riesci a entrare su StreamYard. Sì, sì. Te lo stanno linkando in chat. Guarda, tu vai in vocale 1, doppio clic e ti spostiamo noi stanza live. Ce la fai? Ah, ok, qui e mi devo loggare, sì. Ok, vabbè, intanto finiamo il video. Sì, sì, ma... Per una cena. Sì. Ok. Per una cena. Quindi, diciamo, sfortunato in questo senso, nel senso che aveva quasi compiuto il delitto perfetto, purtroppo per lui non è andata così. E dopodiché c'è una sentenza, adesso non mi ricordo, credo che la richiesta del PM fosse 2 anni, poi credo che sia stata di 9 mesi, una cosa del genere, adesso poi c'è il numero di sentenza, c'è tutto, sì. La richiesta mi ricordo che era 2 anni, poi mi sembra che sono stati tramutati in 9 mesi e qualche interdizione da pubblico ufficio, le solite cose. Alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione. E 900 euro di multa previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Ok. Motivo della decisione. Perché aveva la recidiva per altri episodi. Comunque è sotto. Credo che quella che hai letto tu sia la richiesta del PM. Poi in realtà... Poi me le rimandi, tanto le metto in allegato. Sì, la pena è differente da quella che è la richiesta del PM. Però comunque è stato... diciamo considerato colpevole, quindi questo è un po' la mia vicenda. Ma perché dico queste cose? Perché siccome quando mi avete ve l'ho spiegato perché il discorso della cifra così piccola rispetto ai 130.000, ve l'ho spiegato. Tra l'altro, infatti, parlavo con Germano l'altro giorno, dicevo converrebbe quasi, cioè nel senso sì, esatto, cioè se uno facesse un discorso cinico e diceva ma 30 li ho presi. Sì, sì. 10. Tra l'altro lui ci hanno confermato che non ha pagato manco quelli che doveva pagare. Ci hanno confermato, cioè, ci hanno confermato Gilberto, Gibba e gli altri. Sì. Sì. A quello che doveva i soldi, ma ti ha pagato? No. Sì, sì, quindi sì. Al momento non questo, ha pagato. Questo è ciò che ci hanno detto loro, ovviamente. Che roba. Però insomma, ci hanno detto che non hanno visto manco quella cifra ridicola. Pensate poi, come al solito, no, purtroppo pure questo attrezzo gigantesco burocratico... Quanto è problematico. Sai, Davide, una cosa importante, sai cosa mi ricorda un po' questa cosa come pattern? Lo dicevo, ho un po' lo schema del truffatore di Tinder, no? Cioè che usava i soldi delle vittime precedenti per sembrare ricco con le vittime successive, guadagnare credibilità e poi prendersi altri soldi in questa sorta di ponzi individuale a cascata perpetuo, sì, no? Sì, dove io faccio vedere che c'ho il Maserati, ti offro la cena, quei soldi non miei però. Sì. Lui faceva così, lui offriva le cene alle donne i soldi di altre donne del precedente, sì. Così a cascata delle precedenti, esatto, quello del precedente, sì, sì, è uno sì, schema sì, comunque simile. Germa, riesci a entrare su Discord? Mi sto vedendo, allora io ho attivato, sono su Discord, devo sì, cliccare sul link, doppio clic vocale 1 e poi ti spostiamo noi stanza live. Ma non mi va. Aspetta, perché mi sa che devi uscire da StreamYard, entra da là. Noi abbiamo poteri particolari. No, ma no, potrebbe comunque me lo rigirare, me lo rigiri un attimo su WhatsApp. Forse perché devi confermare l'email, forse? L'ho fatta l'email, l'account è attivo. Devi entrare in vocale 1 nel... Allora, stanze vocali, doppio clic, vocale 1. Rimandate un attimo il link in chat. Ecco, lo stanno rimandando in chat. Aspetta però un attimo che dovrei essere riuscito. Cerbero Podcast, accetta l'invito. Sì. Vediamo un po'. Mazza che boomer, dicono. Mi dice benvenuto, ragazzi, Discord non l'ho mai usato. Sulla sinistra dovresti avere il server col logo del Cerbero. Non deve accettare il regolamento prima. Dovrebbe dire. Sì, l'ho accettato. Ok, ora puoi entrare nelle stanze. Guarda le stanze, vocali 1. Allora, prima volta, questo mi sembrava, sai, Bebop Gressa con me che non trovava il CMD su Apple per aprire la finestra. È difficile. Ok. No, Davide sta ancora imparando. Sì, no, io sono una capra. Ok, è un paesaggio. Vabbè. Intanto qua non sono entrato, vedo questo. Okay. Magari
Eccoci, ci sto, ragazzi. Sei in vocale 1? C'è scritto: sono vietati i contenuti, bla bla bla, accetto le regole. Vai. Eccolo, io lo vedo. Ce l'abbiamo fatta. Se sei in vocale 1, esci da StreamYard e mo Marco ti sposta in live. Ok. Allora, magari Marco, fatelo sposta, voi in mod. Sposta prima il tecnico, così lo facciamo entrare. E poi Germano. Eccolo. Salve! Salve! Salve, dottore! È timido. No, dottore, l'abbiamo attesa fino adesso. Ma ci sente, dottore? Che... Ci sente? Ci sono. Ah, anche Germano. Riccardo, scusi, ho fatto quella due diligence che mi ha detto. Sì, guardi, ha dimenticato le quattro ruote della mia Ferrari da lei. Non so se magari... E si guardi, ci continuiamo, perché al momento sono un attimo impegnato. Arrivederci, a risentirla. Ma non ci scassa tre quarti cazzo, Matte, ma fammi un buchi in bocca! No, no, no! Tipi grossi come te mi piacciono, perché quando... Io faccio l'advisor nella vita, oltre che... Sto Simone sta fa. No. Buonasera, buonasera, tecnico. Buonasera. No, grazie mille per il suo intervento, tecnico. Ma si figuri, però tengo a dire una cosa, 30 anni e tu dubbi, siamo rovinati, ma chi sta a 40 anni sta proprio distrutto, ecco. Fatevelo dire. Grazie mille, la lasciamo al suo lavoro, che so che è impegnatissimo. Ciao, voglio bene. Bentornato. Famiglia per sempre. Grazie mille. Famiglia, tutti uniti per sempre, cervello unito per sempre, ciao. Ciao. Mi sa che devi attivare la cam, Germano, vero? Io ero all'oscuro di questa cosa, è stato bellissimo. Lo so. Il multiverso. Io penso veramente c'era un tecnico. In realtà, la cosa è questa, ma Germano ci senti tu, vero? Germano? Mi sa che deve attaccare tutto, le microfe. Ok. Le microfe. deve attaccare le microfe. Non le microfe. È una città, ragazzi. Ah, ti sentite? Sì, ti sentiamo. Allora, attiva la web. Guzzano, eccolo. Allora vai su, cioè, lo so, per almeno dai, è una cosa nuova. Cosa nuova? Il microfono l'ho attivato. Dove la devo attivare? Allora, guarda, c'hai proprio il simboletto della web. Oh, ecco, ormai sono abituato. L'ho vista, ce l'ho fatta, ragazzi. Perfetto. Sono del 1986, a cavallo, dai. No, però non si vede, quindi non è che. Sta caricando. Non cantare, Vittoria. Forse devi chiudere. Perfetto. Ok. No, là non è successo niente. Comunque, diciamo una cosa vera sul tecnico, nel senso che noi, io e Germano, abbiamo lavorato anche davvero, diciamo, con esperti. Sì. E uno di loro doveva presentarsi, poi purtroppo ha avuto un impegno lavorativo imprevisto. Magari faremo un approfondimento senza citare per forza di cose Saba o se spunteranno nuove cose. In realtà c'erano altri elementi interessanti. Non so se li vuoi citare tu oppure aspettiamo magari di parlare con lui direttamente. Allora, noi in realtà, esatto, hai detto una cosa importante. Diciamo, è una cosa che il giornalista dovrebbe sempre fare, si affida a degli esperti, quindi magari ti ha mandato un esperto per fare una due diligence vera. Cioè, quello che io riporto, anche le analisi, no, dei documenti, tra l'altro non so, non l'avete condivisa poi la sentenza di... No, ce l'abbiamo ancora, in realtà non era finito, era solo per agganciarci al discorso del tecnico. Ok, scusate. Se no finiamo e poi spieghiamo sta cosa, tanto manca un minuto. Sì, poi andiamo nel... Ok, esatto. Scusate, problema... Perfetto. Però comunque è stato, diciamo, considerato colpevole, quindi questo è un po' la mia vicenda. Ma perché dico queste cose? Perché siccome quando mi avete girato alcune delle vostre dirette, dove ho visto che... Insomma, sono state dette poi nella cacciara, molto spesso si dicono cose, non nella cacciara vostra, nella cacciara generale, si dicono cose non sempre precisissime. Ecco, in questo caso le informazioni che io sto dando sono informazioni totalmente incontrovertibili, cioè non c'è una sentenza. La possibilità di dire non è andata così, sì è andata così, cioè non è che dici no ma io non sono così, no io sono verde, no ma tu dici che sono giallo, no, questi sono questo i fatti. Ricostruiti dalla procura di fronte a un tribunale con una sentenza, con carta alla mano. Quindi tutto quello che io sto esponendo in questo momento a te, a voi, è tutto quello che realmente è accaduto. È come se io stessi raccontando un fatto storico. Sì, okay? Sì. Quindi non c'è il mio punto di vista sulla persona, non c'è il mio punto di vista su altre vicende presunte o reali della persona. Non è di mio interesse, questa è la mia vicenda e è una vicenda che è andata esattamente così come ve l'ho descritta, quindi c'è poco da, non c'è niente da sindacare, ecco, questo per essere chiari. Infatti cioè, qualunque persona venga a dire no perché io ho fatto, no perché tu hai fatto, no,
Ti sei preso i soldi, avresti dovuto restituirli, non li hai mai restituiti e quindi ovviamente siamo andati a processo. Chiaro, chiaro, sì, chiaro. Molto semplice. No, anche perché noi diciamo che siamo venuti a conoscenza di altre condanne semplicemente perché nel momento in cui chiami in causa la Cassazione poi quelle diventano pubbliche. Invece per quanto riguarda il casellario giudiziario, cioè anche questo episodio che ti vede coinvolto, sì. Ci sono anche diciamo delle limitazioni di privacy, però per quanto riguarda questo episodio, ripeto, c'è la carta che canta, quindi c'è poco da dire. Non parlo delle altre situazioni, no, perché non le conosco e ti dico la verità, non le voglio neanche conoscere, nel senso che mi è bastata la mia esperienza. Però, ripeto, ho portato la mia testimonianza, perché siccome ho visto, allora mi è sembrato giusto dire esattamente come sono andate le cose. Poi, ripeto, io mi auguro sempre che, guarda, io veramente lo dico col cuore, io spero sempre che lui possa ritrovare la letta via, sto ragazzo, perché noi all'epoca l'abbiamo accolto come un amico, cioè l'abbiamo accolto come una persona, poi all'epoca era molto giovane, aveva 26 anni, quindi insomma cominciare già così a 26 anni non è proprio il massimo della vita, quindi io spero che... è un ragazzo che va aiutato, è un ragazzo che va aiutato. Sì, quella condanna per truffa non riguarda questo caso, ragazzi. No, è un'altra cosa, no, quella della Cassazione. È un'altra ancora. È un'altra, cioè, un'altra ancora. Sì, sì. Ma la cosa più allucinante... Allora, grazie mille. Vai. La cosa più allucinante, Davide, è che mentre noi stiamo a fare la live qua, alla quale lui non si è voluto presentare, lui sta facendo una live parallela sul suo canale, cioè poteva venire qua, confrontarsi, smentirci, dimostrare che io ero guidato da invidia, tu pure, non lo so da cosa altro eri guidato tu, e si sta facendo la live da solo. Io sono guidato da mia moglie, io sono schiavizzato da mia moglie. Sì. Benvenuto nel club, voglio dire. Grazie mille, 10 abbonamenti. Grazie. Finiamo. Grazie a voi. Ringrazio anche... Oddio. Ragazzo che mi ha aiutato. Scordo sta cosa. Si sapeva, vabbè, lo so. Va bene, allora, grazie mille. Grazie a voi. Ringrazio anche Thomas Macorige che ci ha messo in contatto. Sì, tutto... Ciao, grazie mille, allora. Grazie mille per tutto. Ciao Dave, grazie a te, un abbraccio, buon lavoro. Ciao. Una cosa buona nella vita l'ha fatta Thomas Macorige, eh? Mi ha fornito sto contatto. Sta cercando di redimersi. Sì, vabbè, non basta lunga, questo, ovviamente, come non basta l'incursione del tecnico di prima, però, come mi ha insegnato Germano, una fonte è una fonte. Bisogna vedere... se dice il vero o il falso. In questo caso, esatto, mi ha presentato. Se ti aiuta, Gib, la usi. Se ti aiuta, vabbè, ma la come usi. I pentiti di mafia alla fine, no? Cioè, sono fondamentali per i processi. Bravo, infatti, il mafia, non stiamo dicendo che Thomas Magoli. No, per l'amor di Dio, no. Nel senso che anche in un caso estremo aiutano a risolvere dei casi che in altro modo sarebbero impossibili da affrontare. Sì, sì. Esatto. Allora, quindi... io faccio vedere la sentenza. Qui, comunque, vai se volevi finire il discorso, intanto te la apro. No, dicevo, appunto, trovo allucinante che poi ci sono alcuni Sabini qua infiltrati che dicono vi sta smontando, sta smentendo tutto, ovviamente sta divagando senza andare mai nel... Ecco qui, allora, questa cosa è importante perché lui anche qui ha mischiato un po' le carte e mistificato dicendo che lui in realtà è stato vittima, lui no, lui è stato archiviato perché non c'erano prove, ma la sintesi di questa sentenza che poi chiunque può, no, leggere, interpretare, magari la puoi scorrere, Davide, mentre... Allora, sì, qua, ragazzi, se leggete, poi magari fate... fermo immagine sulla live, esatto, ci sono esattamente le parole di Gibba, cioè il racconto di Gibba è perfettamente coerente a questa sentenza. Ma qua come cazzo funziona con le pagine? Sta andando adesso. Comunque qui si dice praticamente la storia, l'ipersintesi, no? Lui ha raccolto questi soldi da queste persone con la promessa di aprire una società. Già la cosa strana è che tu sei socio unico di fatto, o meglio, dici di potere la maggioranza della società, ma poi alla fine, e quindi di avere altri soci al 49, poi alla fine ci sei solo tu in questa società. Lui ha utilizzato i soldi di queste persone, lo diceva Gibba, no? Con le ricevute che lui ha trovato, per massaggi, cene, noleggio auto, diceva 3.000 euro solo di noleggio auto, così è facile fare i fighi, no? Con i soldi degli altri. E poi lui ha puntato la prescrizione, guardate, alla fine dice... Alla fine la condanna. L'ultima pagina 7 o... parte, esatto, l'ultima parte che dice... Eccola qua, visti gli atti, dichiara colpevole del reato che lui ha scritto... aspetta, hai tolto? Non si riesce limitatamente alle condotte consumate in danno di... che è quella persona che vi ci... In data 29 e in data 31. E escluse circostanza aggravante e il carattere reiterato della recidiva, lo condanno alla pena di mesi, 9 e di euro 200 di multa, oltre a pagando le spese processuali. Come tu dicevi, no, starò lascia un po' d'amaro in bocca, perché dice, ma se uno non c'ha etica, non gliene frega, ma
alla fine, no? Ti prendi questi soldi, li spendi, fai la bella vita, sì, poi ti fa un processo, hai fregato delle persone, ma se tu non hai problemi, non hai scrupoli, te ne sei uscito con 7, 8, 10 mila euro di multa, che tra l'altro, no, di multa, di risarcimento, che manca hai pagato. Quindi qui il ritorno è totale. Allora, per questo dicevo, e apro una piccola parentesi, ne discutevo con Ivan Greco, no? Che diceva, no, ma queste robe si fanno, se uno ha notizia di reato va in procura. Questo, ragazzi, è un concetto importante. Voi avete una platea grande. No, ma infatti leggo pure in chat, sta mostrando delle cose, ma sta mostrando, a quanto ci dicono poi non lo so, ragazzi, per favore, la stiamo vedendo. In caso ce la vedremo, perché sennò uno prende per buone delle cose magari non vere. Da quello che ho capito, il documento che mostra Sabba è del Tribunale di Milano, mentre questa è del Tribunale di Torino. Vabbè, comunque poi vedremo, ragazzi, per favore, è inutile scriverci dopo. Matteo dice questo. Matteo fa vedere, ce la vedremo. Comunque, ragazzi, cioè, nel senso, non c'è nulla da dire. Cioè, ci può spiegare la vicenda, come ha fatto Giba. Oppure un errore, può capitare anche un errore, per carità. Però, cioè, non può negare l'esistenza di queste sentenze. Poi magari può dirci, oh, sono stato fregato io per 3 volte, sia quella della Cassazione che questa. In realtà sono io il soccombente. Un errore giudiziario, capita. Vai, esatto. E prova a giustificarsi. Invece questa roba, perché è ingiustificabile, lui per questo è scappato, se no era qui a fare la... Ma infatti, cioè... Anche questo è la dimostrazione plastica della consapevolezza di essere nel torto. Se no tu vieni e mi affronti. Cioè, se questo pazzo è talmente pazzo, fuori controllo, da accusarmi di riciclaggio, sapendo che è una follia di un pazzo completo, e tu mi inviti, che ripeto è una roba folle, perché tu prima di invitarmi dovresti analizzare i documenti, perché altrimenti domani ognuno si inventa qualunque cosa. Ammesso ci fosse una... Io verrei a confrontarmi, ma assolutamente, non esisterebbe, come diceva lui prima. E la cosa, dicevo, che lascia la mano in bocca è che... Valori altre 51 sub. Grazie. Vabbè, macello, ma Valori sta flexando, eh. Ma qua c'è... Ma guarda, allora, poi ti mandiamo pure l'Iban che famo prima, così leviamo un attimo le tassazioni, dollaro, cose, e ti diamo il nostro culo tranquillamente, tanto siamo prezzolabili, come è stato dimostrato in tanti anni. Grazie comunque, no, grazie. Scrive, dice lui, non esiste alcuna condanna definitiva a parte quelle... Che due che oggi non riesco a spiegare, ve le spiegherò domani. Ah, dice. Domani, ma non era già domani. L'altra volta? Non era già l'altra volta? domani. Ma puoi spiegare, sì, ma vabbè, ci sta. Che vuoi spiegare? Tu hai preso dei soldi da della gente, non hai fatto niente di quello che dovevi fare e ti è andata di culo perché si sei prescritto, altrimenti avresti dovuto dire a tutti. Questo è il succo di questa sentenza, della storia, cioè della testimonianza di Giba, che ci ha messo la faccia. No, ma tra l'altro, ragazzi, poi, infatti, soffermiamoci su questo, cioè. Giba è un personaggio pubblico molto noto nell'ambiente, diciamo, radiofonico, che ha lavorato e lavora tuttora in aziende importantissime. Cioè, nel senso, è anche un rischio andare lì, testimonianza, portare le carte ad affermare il falso nella sua posizione, una persona incensurata, cioè, sarebbe proprio una follia assoluta. Una follia assoluta. Io non so più quali evidenze dobbiamo portare, Davide, per raccontare. No, ma tanto, sai qual è il discorso, Germano? Secondo me, a un certo punto, che è stata una live per me bellissima e utilissima, sì, per tanti dubbiosi, perché effettivamente, come noi del resto, in prima battuta, i dubbi stavano lì, eccetera. Poi ci sono delle conferme. Se ci sono persone che continuano a negare anche l'evidenza, cioè più di portarvi carte su carte, Unicredit, 3 sentenze, testimonianze, più di così, cioè è un'inchiesta a tutti gli effetti, più di così allora subentra una sorta di negazione della realtà, che va bene, apprezzate quella figura e la seguite in modo quasi da setta. Fideistico, sì, accecato. Ma lei è pazzo. Oh, stiamo a 7.450 sub. Mia, io, ragazzi, voglio dire che mancano quasi 500 sub al prossimo Cerbero Party. Non vorrei dir nulla. Ah, va aggiornato. Vabbè, comunque ne mancano 7.100, pochi. 7.100? Sì, 7.100? Siamo intorno ai 7.150. Aspetta, lo dico in diretta. Comunque, prego, Germano, sì. Scusa. No, figurati. Che oggi nel casino l'appello che volevo fare, no? Perché abbiamo dimostrato un'altra cosa, secondo un altro tema, che no, 7.403. Minaccia di querele tutti, no? E la gente ha paura non tanto di prendersi le querele, ma delle azioni di doxing che poi va facendo. Io vi dico, non abbiate paura, se ci sono altri che hanno subito truffe
da Matteo Sabba, anche recenti, fatemelo sapere, fatecelo sapere. Noi poi analizzeremo, valuteremo ovviamente. Uscite allo scoperto, aiutateci a fermare questa persona e magari a costringerlo, come diceva Gibba, a lavorare in altro modo, a vivere in un altro modo, a spingerlo a riflettere, a fare azioni differenti. E poi, secondo me, queste persone, è un mio parere personale opinabile, si spengono quando si smette di dar loro. Adesso noi dobbiamo fare questo lavoro, no, ragazzi? Perché lui era passato alla ribalta, si era creato un personaggio. Quindi smascherato era importante. Vabbè, ma qui se vanno pure Thomas Mack. Cioè, ma qui non volete far parlare Germano, ragazzi. Qua troppi colpi da 50 qua. Qua mi sa che non possiamo andare avanti. Ma infatti sta cosa è tipo è peggio per noi. Perché poi però per fortuna ci conoscono. Come in questo caso. Cioè, non abbiamo avuto paura di affrontare una persona che si è rivelata diversa dagli esordi. Quindi. Infatti, questo quindi l'appello è lasciarlo nell'oblio, perché quando una persona del genere viene ignorata perché ha perso ogni credibilità, ha perso la faccia, almeno fin quando non è in grado di dimostrarci e ha voglia di redenzione, ha voglia di cambiare, ha voglia di. Perché qua, ragazzi, gli elementi sono troppi. Cioè non riusciamo, non se ne può uscire senza un cambio di rotta. E quindi no, ma aggiungiamo che noi abbiamo ottenuto da parte non solo le cose che magari non abbiamo potuto dimostrare al 100% o delle cose... E la Madonna! Vabbè, ma qui è follia, ragazzi, Dedemons! Manca solo Big Luca, abbiamo fatto tutti. Grazie mille, ragazzi, ma siete troppo generosi. No, comunque volevo dire che noi abbiamo tenuto da parte tantissimi altri comportamenti, come il doxing, come l'intimidazione, anche ai nostri danni, eh. Oh, c'ho la cartellina su Alex Mucci, e tirala fuori, parla di Alex Mucci, ma questo non ti renderà, ok, meno colpevole. Ok, sì. Va bene, parlane, ma è giusto così. Ma e non solo, anche a persone. Io vi dico questa cosa, ragazzi, non dirò ovviamente la persona, perché le persone che hanno scelto poi alla fine, in ultima battuta, di tirarsi indietro. Ieri ho ricevuto due video... di può confermare ti confermo che sei stato due Germano, video due video testimonianze molto gravi, adesso non voglio entrare nello specifico, di persone anche nostri conoscenti coinvolti in situazioni molto spiacevoli con Germano. In realtà almeno quattro ne ho contate, forse con Germano. Quindi in realtà ci sono tantissimi altri comportamenti che qui non abbiamo trattato, abbiamo toccato solo proprio le carte per evitare le paraculate classiche, perché ripeto, due cassazione, una sentenza con testimonianza, Unicredit che risponde a Germano in maniera ufficiale, cioè più di così, ragazzi, che vedevo dire. Ragazzi, la cosa importante, Davide, tu è che noi, il lavoro d'inchiesta, no, che noi abbiamo fatto, lui ti ha provocato, ti ha minacciato, ha provocato me, ha diffamato me, non deve però mai essere un lavoro portato da una voglia di rivalsa, di vendetta, no, roba sul personale. Cioè, è chiaro che stiamo andando sul personale lui, questo è evidente. Però non devi mai perdere la lucidità e devi filtrare quello che devi. Altrimenti poi è anche una questione tua di strategia, perché se poi fai uno scivolone, qui dice, ecco, vedi? Allora è assatanato, allora è accecato dall'odio verso di me. Quindi ma io ho questa fortuna che non mi toccano. È Monaco Shaolin, praticamente. No, per fortuna, no, ma infatti, ripeto, non... anche i tentativi, ripeto, i dossier, le cartelline, gli schede, ci facciamo male tutti. Io non ho niente da temere, Gianluca non ha niente da temere, un Marco non ha niente da temere, Simone uguale. Un vecchio saggio disse, ce fate un bocchino. Un vecchio saggio. Sì. Quindi, tra l'altro, questa cosa in realtà, è questa sorta di approfondimento su Matteo è iniziato... cioè, nel senso, quando poi ci siamo un attimo organizzati con Germano, è iniziato quando ancora i rapporti erano pacifici con lui. Esatto. Tranquillissime. Esatto. Io ho mantenuto, e questo penso potrà confermarlo anche Matteo stesso, io ho mantenuto lo stesso approccio sempre. Sempre. Confermo anch'io. Anche quando eravamo in rapporti pacifici, comunque sì, ho detto, Matteo, va bene, noi ti aspettiamo. Perché poi ci ha fatto rimandare la live, ribadiamolo, perché giustamente aveva i suoi impegni. Ok, ti aspettiamo fino a lunedì, poi facciamo la live e poi all'ultimo si è tirato indietro e basta. Io già all'epoca dissi a Matteo, guarda che noi la live la faremo comunque con Germano, perché qui bisogna andare a fondo, io le mie indagini le farò uguale, perché sono uscite fuori delle cose molto pesanti. Io ho una responsabilità. Un minuto prima.
della fine dicono di guardare WhatsApp. Ma chi? Chi? Tutta Palle la uomo. Ma allora andasse a fanculo, ah, Palle uomo. Pensavo avesse scritto. No, no, Palle uomo, ma non mi rompere il cazzo mentre sto in live. Che vuole? Manda i memini. Guarda, manda i memini. Qualcuno gli poi leva il VIP a questo. No, 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 Palle uomo pure ha fatto il lavorone. No, 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 Palle uomo anche mi ha aiutato. Vabbè, allora se devi disturbare sta maniera, io lo deraio. No, 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 poraccio, Palle uomo. Scusate, io leggo, leggevo anche da Matteo Sacci, no, la sentenza non è definitiva. Ok, allora mostra la prova che tu hai fatto appello, perché lì c'è una condanna, e che hai vinto. E che l'appello ha ribaltato la decisione in primo grado. Lo devi far vedere. Non basta negare, bisogna portare prove. Anche questa cosa, allora, quelle incontestabili sono quelle della Cassazione che vi abbiamo fatto vedere prima. Finite, ok, occultamento dei dati. Che era... Contabili e truffa, quelle sono Cassazione, proprio ricorso, appello, niente, NISBA, stop. Quindi lì l'unica cosa può essere la descrizione, ok, di tale truffa. Ho truffato mio fratello per due goleador, ho preso 5 euro di multa, ok, però comunque un reato penale, reato e basta, non è reato penale. Sì. E poi, dati contabili, lui ha giustificato, ha detto durante il trasloco ci siamo persi dei documenti, dico la verità, non penso che in tribunale ti condanni con una cosa del genere. Sì, però vabbè, diciamo che lì, ok, l'ha spiegata, vabbè, grazie Umberto. Per quanto riguarda invece questa di Gibba, tra l'altro sono passati anche un po' di anni, quindi noi abbiamo contattato sia Gibba, ovviamente, che gli altri, che io poi ho oscurato in questa. Loro ci hanno detto che è morta lì. Cioè, nel senso, lui non ha poi richiesto secondo grado, eccetera. È finita così, ha accettato, tra l'altro, è anche sensato, perché qua la multina del cazzo la pago, e a quanto ci hanno detto, manco quella ha pagato. Greve. Poi magari sono cazzari questi, Hanno detto tutte cazzate, però non ci vorrebbe molto a dimostrarlo. No, guardate, è stata ribaltata la sentenza, bugiardi pure e quereli, quello che ha pagato, quereli pure Gibba, quereli Gibba, lo Sputtani, speaker, radiofonico, personaggio pubblico, è finito lui, distruggi la sua carriera. O sbaglio? Eh certo, perché sti pagamenti comunque sono dimostrabili. Ragazzi, se uno l'ha fatto, c'è sta la prova. Allora, è un classico esempio di prova autoevidente. Cioè, se io dico, guardate che Davide Marra ha usato i miei soldi per pagarsi le macchine e gli champagne e il caviale, Davide ha due strade davanti. O mi dimostra che è falso, o produce delle prove, e quello che dice quella sentenza è che le prove non ci stanno. Cioè, lui non è riuscito a contestare quello che gli è stato accreditato. Dopodiché ha una sentenza d'appello, fatela a fare una sentenza d'appello con quella condannina che diceva Davide che se l'è passata, perché che la fai a fare? Non avrebbe neanche molto senso. Questo è il punto. Se non hai delle prove, diciamo, certe. Comunque è incredibile. Un uomo che per anni è andato a fare le pulci agli altri dicendo dimostrami che hai le macchine, fammi vedere che sono noleggiate. Poi nel momento in cui si è fatto una due diligence su di lui, ragazzi, è durato 48 ore, perché le condanne sono uscite. Grazie. 48 ore dopo. Mr. Rip, regà. Oh, grazie, Mr. Rip. Ah, Mr. Rip. Sì, grandissimo. Qua. Ah, grazie, grande. Scusa, Germà, oggi non te fanno parlare. Però per noi grazie. Sicuro, ho parlato. Tra l'altro il buon Mr. Rip ha subito, tra virgolette, i ride del presidente che faceva i ride, diceva saluti presidenziali. Poi appena Mr. Rip ha detto, guarda, io con questo non ci voglio avere niente a che fare, all'improvviso anche Mr. Rip è diventato un povero stronzo. È seguito dai ragazzini, cioè ma ragazzi, ma questo è un quindicenne intrappolato nel corpo di un 36enne. Ma anche io sono diventato, anche tu sei diventato schifo. Ivan Grieco, se un domani facciamo un approfondimento con Ivan Grieco, anche Ivan Grieco diventerà un criminale che ha riciclato denaro. Sì, aveva dato delle belle definizioni ieri su Instagram di tutti noi. Però io non ho capito perché rientro in due definizioni, sia quello che se fai selfie in palestra, sia un'altra. Quindi non lo sa Lottini, forse, quindi non lo so. Grazie! Grazie, ma siamo, siamo quasi a 8.000. Allora, dai, in realtà percentuale? Sì, sì. Direi uno... Allora, io direi 3% garantito, Allianz. 3% garantito. Bravo, facciamo Allianz. Allora, guarda... Ma a me la cosa che fa più ridere sarebbe stata... Mo abbiamo detto della live Anima, sì, che ha scelto di non entrare Anima, le parole di Matteo, eccetera. Sì. Ma a me fa ridere pure perché per entrare da contro a Tony Dubbo... Sì, subito. Com'è che ha scritto immediatamente. Su Discord? Però vabbè... Sì. Allora, ragazzi, diciamo... in realtà abbiamo una chicca finale... Nuova anche per Germano. Aspetta, Marco, aspetta.
Non mi scammare sempre l'aspettativa, bisogna gonfiarla. Ma non l'ho fatta vedere. Ah, però stavi lì con quel ditino. Vabbè, allora, intanto Palle Uomo non mi ha mandato un meme, ma mi ha mandato una cosa fondamentale. Live di Matteo Sabba, grazie Chris. Grande Chris. Live di Matteo Sabba, prima abbiamo citato le famose cartelline. Prego Marco. Eccoci. Questa è della live di Matteo, eh? Questo è il suo... preparavo per non metterci 5 secondi. Questo è il suo via. Account di Google Drive, giusto? Sì, okay, ci sono delle cartelline. Greve. Ma l'ha fatto vedere lui proprio. Sì, sì, è la, è... Consob, Ferrari. Abbiamo Coltello che sarà quella vicenda, no? Sì. Poi abbiamo Ferrari, Coltello. Sampdoria, una camper. Ma io non ci sono, ragazzi. Oh, io? No, no, no. Però c'è una camper 2. C'è una camper 2, però. Ma io no, non ha nessuna cartella su lei. No, vabbè, almeno non qui. E no, che ne ragazzi. So, e che ne so, una camper 2. Ho fatto la felpa con la mia faccia. Lo so, ci sei rimasto male un po'. Sì, devo dire che è stata proprio una brutta uscita questa qua, eh. Vabbè, ma per immagine PNG ha fatto bene, non fa una cartella dedica, cioè, insomma, che so, riciclaggio limite, riciclaggio limite. Capito, ma so, pure per scena, sì. Capito? Per far vedere, anche se non c'era niente. Comunque, però, il dossieraggio. No, vorrei capire, no, vorrei capire, magari, che ne so, sono degli elogi, delle live in cui lo elogiano, come ha detto Martina l'altro giorno, l'ho messo nel best of Matteo Sabba versus Matteo Sabba. No, per capire, sono proprio curioso, genuinamente curioso. Matteo, se vuoi rispondere solo a questa domanda, le altre no. Cosa c'è? Fatela. Cosa c'è in quella cartellina? Vi prego. No, vabbè, non andate a scrivere in diretta, no, no, no. Fatela in contesti corretti. Sì, ma tanto lui banna chiunque gli faccia domande ed è solo per i sub, quindi non credo. Vabbè, la però io sono curioso come Germano, approccio. Allora, Germano, chiudiamo con questo, dunque. Allora, io purtroppo... Comunque vedo che abbiamo una cosa in comune, perlomeno, io e Matteo. Lobo Lobster 100! Cento! Tindaro Marketing. Battaglia, lo conosco. Ci dica chi è. Facciamo un po' di marchetta, 100 sub sei guadagnati, dai. Tindaro Battaglia l'ha voluto mettere sopra agli altri guru. Tindaro è un ragazzo che fa affiliation, un imprenditore che fa affiliation, fa anche lui corsi. Ma allora senti Germano, facciamo una cosa, ma organizziamo più live, perché se poi ci donano tutti diventa, sì, diventa la vetrina dei guru. Basta, cioè smettiamo di lavorare. Facciamo, andiamo avanti solo così. Basta fa così, guarda, ci metta la fine. Sono arrivati tipo più di 400 sub gifted. Porca troia. Vabbè, comunque, al di là di tutto, grazie mille. Sì, grazie. È il problema anche di quando ti fai molti nemici, Simone. Diciamo molti così, nemici. Qualcuno in passato diceva molti nemici, molto onore. Molti io sub. Oggi direi molti nemici, molte sub per il Cerbero. Molti volendo. Nemici, molti dindi. No, ma perché, insomma, è il record mondiale, sì, è il record italiano di sub giftate, forse, no, non lo so, però... Hai prime di livello 5 senza avvisare nessuno. Senza avvisare nessuno, no, io ma... direi molti nemici, molti amici per i tuoi nemici. Vero, bravo, bravo. Infatti, il nemico di un mio nemico è il mio amico. Sì, sì. Però, sì. Effettivamente, quello che vi dicevo prima, anche nella testimonianza, io ho ringraziato Macorici perché effettivamente ci ha messo in contatto poi anche altre persone che non si sono esposte, anche alcune che hanno donato, che magari non hanno contribuito ma hanno apprezzato tanto l'approfondimento, quindi cioè, il cardo stesso tra l'altro. Ragazzi, io ho uno scuppino in chiusura che mi ha arrivato. Aia, vai. Email. Vabbè, allora vi dico. Però mani avanti, eh. No, mani avanti. No, è un'email, dico, non è una cosa che... È una cosa che avevamo parlato, è solo un'ulteriore conferma da una fonte. Io vi leggo cosa mi ha scritto. Poi naturalmente c'è di là, ma se l'ho inventato, tanto poi vi mando nel caso lo screen, ma ovviamente non mi invento mai niente. Attenzione, questa testimonianza viene direttamente dalla provincia di Cagliari. Greve. Adesso ve la leggo. Le scrivo dalla provincia di Cagliari. Mi chiamo... L'anno scorso nel mio paese, Pula, si parlava tra amici di un progetto sull'oro per arrotondare a fine mese. Vi ricorda qualcosa? La seconda entrata da dietro. Arrotondare. La seconda entrata. Grazie Umberto. Ho ricevuto un foglio su WhatsApp dove si spiegava un investimento in oro garantito da Unicredit attraverso il broker Five Star Broker, la società di prima. Questo messaggio è girato per mesi tra le persone che conosco e alcuni hanno investito. Io non mi sono fidato nonostante le insistenze dei miei amici. Punto. Cosa dicevamo prima? Mannaggia. Arriva dagli amici che dicono fallo, guarda che conviene. Mi è stato riferito che il progetto è di Matteo Sabba. Le do l'autorizzazione a esporre la mia esperienza e le chiedo di non pubblicare il mio cognome.
Allora, intanto grazie a Polemiche, grazie a Umbertone, seguitelo. Che... Grazie. Assolutamente. Mi ha legato via WhatsApp il WhatsApp di questo volantino che abbiamo già fatto vedere. Quindi è lo stesso volantino, puoi confermarlo. Sì, 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 ulteriore. Vabbè, poi me lo mandi anche a me, così confermo. Sempre quello che abbiamo fatto vedere prima con l'oro scontornato a cazzo, no? Sì, okay. Cioè, è lo stesso, però mi è arrivato da un altro contatto, un'altra mail che mi conferma questa cosa degli amici che proponevano. Tra l'altro, ragazzi, non si propongono investimenti. Gli amici e parenti, se non siete broker autorizzati, non si fa. Comunque, vabbè, questa è insomma pesantissimo, ragazzi. Chiosa, dai, sì, l'ho letto WhatsApp. Allora, intanto io devo fare molti ringraziamenti. In primis a Germano, perché ha fatto un lavoro, ragazzi, veramente magistrale. Abbiamo perso veramente le notti, ma due pazzi proprio. I vocali, non ti senti l'altro, questo veramente non lo so. Mi sentivo al Humphrey Bogart. Sì, dai, è stato anche divertente. Diciamo che noi un po' ci esalta questa ricerca. Quindi lo ringrazio davvero tanto. Ringrazio anche il tecnico, non quello che è apparso in live, che non citerò perché non so se ha voglia. Poi comunque magari verrà anche per una live, perché è una persona molto molto colta e ci ha dato veramente tantissimi dettagli, informazioni anche su come procedere, anche ovviamente legali, che ci hanno assicurato non solo veridicità di alcune informazioni, di alcune pratiche, ma anche le cose che avremmo potuto dire in live, eccetera. E poi tutti quelli che hanno contribuito a questo, Giba, Thomas, tanti altri che ci hanno mandato una marea di documenti. Ovviamente noi abbiamo dovuto fare una scrematura estrema, cioè questo è l'osso, rendiamoci conto, questo è l'osso, non è una live. Capito? Parliamo di Matteo Sabba. Secondo me questo così. No. L'osso. Raga, il tecnico non è Liccardo, quello era un po' per spiegare. Non era un meme, cioè veramente una figura di un tecnico che ha aiutato in tutta questa inchiesta. Sì, sì, ci ha fatto la due diligence, c'è un incarico formalizzato. Fatto una diligence, un check. Tra l'altro c'è anche un'email che lo conferma nostra. Sì, sì. Io voglio ringraziare voi, ragazzi, ma anche il vostro pubblico, che devo dire è stato delizioso oggi con dei commenti, mi hanno fatto morire da ridere. Tipo, una prima mi ha scritto: anch'io sono una quindicenne intrappolata in un corpo alla quarantenne, ma non rompo il cazzo a nessuno. È bellissimo, c'è la sintesi, secondo me, di sta roba, cioè non è neanche quello il problema, è quando poi ti poni in un certo modo. Quindi grazie, è stata una bella live, magari ripeteremo qualcosa di simile se ci sarà occasione su altri personaggi. Magari, il messaggio da mandare, non minatorio, ma è attenzione, perché a fare tante marachelle, a mettersi in certi affari loschi, uno rischi di essere fregato e non poter denunciare perché sei ricattabile, perché prima tu hai fregato qualcuno, poi sei stato fregato, e due rischi comunque di finire sulla graticola, di essere scoperto, di essere smascherato. E questo lo diceva un saggio, a Tony Tubo. Lo diceva un certo saggio a Tony Tubo, e il consiglio è: stacca internet, Matteo, questo internet ti sta distruggendo, Matteo. Senti il mio consiglio spassionato da non amico tuo, perché figurati chi il web non ha bisogno di queste persone. Il web dovete toglierlo, voi inquina questa gente, inquina, è tossica. Quindi Matteo, stacca internet, goditi il cancro della società, mi ricordo. Cancro, sì, poi sempre questi termini molto tranquilli, no? Lui mai sopra le righe, Mi ricordo quando diceva: sei un truffatore. A Liccardo, sei un truffatore. Io ricordo che se non c'è una sentenza passata in giudicato, dare del truffatore a una persona è diffamazione automatica. Okay. Ragazzi, vi abbraccio, siamo stati grandi. Germano, grazie mille, grazie, e mi auguro che arrivi perlomeno una risposta. Una, io ne voglio speriamo, una sola. Speriamo, ti dico perché. Perché io ho pochi dubbi adesso, sapendo anche altro, però già da questo avrei pochi dubbi. Una domanda però: cosa contiene la cartellina una camper 2? Ti prego, dimmelo. Sono curioso, non nel dettaglio, così, in maniera vaga. Sono troppo curioso, secondo non ce la faccio. Me contiene tutti i screen zoomati di Fabio. Tutte le facce di Fabio. Vabbè, giusto. Quella roba è strana, ragazzi, che c'è una cartina su una camper 2. È proprio strana, perché sono quei ragazzi che gli hanno dato manforte fino all'ultimo, quindi addirittura... Se sono spesi, poracci. Cioè, sì, soltanto fa... Vedete, occhio a Matteo Sabba, perché un attimo che... Vi ribalta, ecco perché il presidente di se stesso è socio unico eterno, perché soci, questo secondo me non si risa a tenere. Grazie mille, grazie, Germano, ragazzi. Un abbraccio, ringraziatelo anche in chat. Ciao. grazie. Madonna, ragazzi, ho partorito, oddio mio, è andata. Adesso ci avrò tipo uno scarico di adrenalina.
Madonna santa, ho mangiato tipo pochissimo sti giorni, però sono contento, dai, bel lavoro. Comunque ripeto, grazie veramente a tutti, anche Palle Uomo ha dato una mano, cioè nel senso, vi siete impegnati pure voi a mandarmi delle mail, poi ovviamente vanno, ripeto, sempre verificate, alcune cose le ho tenute per me ma non le ho portate perché sarebbero state superflue, magari anche fuorvianti rispetto al focus, no? Però diciamo che abbiamo lavorato tutti bene, sono tanto contento perché non era facile. Poi anche ricevere complimenti da una persona che comunque fa questo di lavoro, cioè proprio il giornalista d'inchiesta, no, sì, per me è una grande soddisfazione. Io, il nostro picco, per quanto mi riguarda, ovviamente come ho già detto, mi ha sempre intimorito la figura di Matteo Sabba, nel senso l'ho sempre visto come una gran, c'è tanta energia, però un'energia che non mi piace, quindi mi sono sempre cercato di allontanare e ho tanti pensieri, tante considerazioni che so che non posso dire. Certo. Esatto. Quindi brutto così. Ho assistito a questo grande lavoro di inchiesta che avete fatto con grande fascinazione e credo che questa live sia molto utile e sarà utile negli anni a venire, sì, per tanta gente. Ma anche perché ho notato che i pattern sono molto simili. Oggi la parola del giorno è pattern, però è vero, cioè ci sono degli schemi similari anche nell'affrontare lo sbugiardamento che abbiamo visto in tanti episodi della nostra piccola carriera da streamer, però all'ennesima potenza, all'ennesima potenza proprio, no? Cioè nel senso il boss finale, non so come dire, perché proprio a livello di cifre, a livello di carisma, a livello di dialettica, a livello di potere intimidatorio. Cioè, quello che dici tu è vero, nel senso che io l'ho un po' associato, te lo dicevo ieri, al Ridiculous di Harry Potter. O come dicevi tu, a It. Che trae il suo potere dalla paura, sì, che gli altri hanno. Sì, sì. Certo, poi certo. Più bella analogia. Vedi certi comportamenti, ascolti tante cose dette, lo denuncerò alla procura, torna qui che ci pensa il presidente, ho denunciato questo, ho denunciato quello, ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Perché il discorso che avete fatto sulla paura, io, cioè, è reale, ragazzi, e si può veramente fare quello che si vuole se si mette paura al prossimo. Ma che scherzi, ma il potere intimidatorio dei soldi, perché sappiamo che i tribunali costano, anche se hai ragione, magari uno dice no, ma non la dico questa cosa, oppure cancello tutto perché non ho i soldi per pagarmi un avvocato, banalmente quello d'ufficio, sì, ma comunque sono altre spese, oppure la preoccupazione, oddio, sì, e poi non è detto manco che vinci anche se c'è ragione, esatto, perché come abbiamo detto ci sono tanti, perché cavilli, poi magari c'è l'avvocato della Madonna contro quello d'ufficio. Esatto. Poi c'è anche questo bellissimo sistema chiamato la giustizia, sì, la burocrazia, esatto, no? E si può anche, diciamo, cavalcare sapendo che tanti tempi sono lunghi. Bravo. Puoi giostrartela un po' se hai veramente delle intenzioni, diciamo, non... e finanze. Esatto. Quindi bisogna proprio stare attenti, che avere a che fare con questo tipo di energia potrebbe rovinarti la vita. E certo, e poi ho questa sensazione, secondo me molte delle persone che si sono anche esposte magari hanno avuto per anni un magone dentro. Ma che scherzi, ma io ti ripeto che in questi giorni, vabbè tu lo sai, voi lo sapete, ieri ve l'ho detto, non dico chi, ma molte persone mi hanno detto, io ho subito questo, mi hanno fatto vedere screen, cose eccetera, mi hanno mandato anche delle testimonianze effettive, poi si sono tirati indietro all'ultimo, ci sta, io non c'ho soldi, io sono preoccupato, certo, anche di altre componenti non per forza economiche, anche il discorso andare sotto casa, insomma l'hanno fatto vedere il video, cioè io vivo con mia madre, c'ho i bambini, non voglio che uno mi citofona di notte, c'ho paura, ma sono cose legittime. Ovviamente l'approccio che ha avuto con me non è mai stato di tipo economico, del tipo ti compro, perché lui comunque ha studiato un po' le nostre live, l'ho capito, no? Diciamo, e lui sa che per me non, il ricatto in termini economici non sussiste, figuriamoci poi, che ne so, il flexing delle macchine, cioè manca la patente, quindi... Però lui, ho visto tipo Alex ripubblicato. Bravo, infatti stavo per dire, diciamo con me ha tentato inizialmente l'approccio, diciamo, stima reciproca tra l'altro, stima per competenze, lavoro e battaglia comune, e infatti ci sentivamo in maniera, diciamo, limpida, tranquilla. Poi nel momento in cui sono venute fuori queste cose e io non mi sono fatto corrompere da questa presunta, ma neanche a mia conoscenza, o da questa millanteria su molte cose, e quindi ho detto no, io devo un attimo approfondire, e lì lo colpiamo al cuore.
Goblin. Quindi l'ultima arma è stata l'altro giorno, prima della nostra live, no, Alex Mucci, Ulugano, vabbè, cioè nel senso, ma questa cosa non toglie niente a ciò che è stato detto nella live. Fallo. Vabbè, non ho capito, ho visto Dubai col simbolo dei soldi e Lugano col simbolo dei soldi. Quindi... Nulla. Che significa? Niente. Nulla. Al momento nulla. Poi ripeto, vuoi fare un dossier? Fallo. La cartellina. Fallo, però sono tecniche, sono proprio le ultime tecniche disperate, no? Però purtroppo il Cerbero non si compra. Rimanere il dubbio fino a domani, niente. Cosa? Dio, non carica un cazzo. Ma tanto, ma queste cose poi le analizziamo, però un cazzo, sono tre ore che queste cose le analizziamo, però come ben sai dobbiamo fare delle verifiche, non possiamo buttare roba che ci mandano. No, no. Poi mi stanno a fare del culo con sti, a scrivere questi raid in chat. Non no, il ma cazzo. Che raider, Raiderob Ceduzzo, guardate. Sì. No, ma a parte il fatto che evitiamo, anche per altri motivi, poi magari può essere visto male. Ah, ci ha mandati per rompi i coglioni. No, raga, assolutamente, tanto i moderatori lo sanno. Che vuole indagare la mia società pulita perfetta con dipendenti in regola. Ma ripeto, ma... Cioè... Facesse. Io tanto ormai purtroppo mi sono convinto che sta persona è un cosiddetto chiacchiere distintivo. L'avete visto quel film? Bene. E ripeto, io purtroppo per lui so di essere pulito al 100%, quindi bocca al lupo. Anche fossi una merda, comunque non esiste la proprietà di Cicalone, quindi due merde si annullano. No, saremmo due merde in caso. Quindi, ciao. Ci vediamo alle 21. Ciao ragazzi. Tipi grossi come te mi piacciono, perché quando cascano fanno tanto rumore. Registrando.